Sui. Salve a tutti, come va? Siete pronti per Game Awards? Siete carichi per i Game Awards? Io no. Io vi dico subito, no, sarà la morte. Opla. Questa sarà la nostra serata da incubo di dicembre. Soprattutto per le belle notizie che abbiamo ricevuto, che sono proprio delle belle notizie che volevo di sicuro sentire. Non vedevo l'ora di avere notizie così tanto belle quanto quelle che ho sentito negli ultimi 30 minuti. Mamma mia, che belle notizie, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Tipo, sono delle belle notizie, sono delle belle notizie. Ovvero... che ovviamente il pre-show inizierà all'1:30, ma lo show principale inizierà alle 2 di notte, perché hanno voluto fare gli orari comodi per gli americani e non per il resto del mondo, quei bastardi di Game Awards. Perché qua nessuno lo guarda adesso in Giappone, e quelli che vogliono guardarlo in Europa hanno degli orari del cazzo. Ma oltre a il fatto che iniziano così tardi, il main show, quindi non il pre-live, durerà 3 ore. Siamo qua fino minimo le 5. Minimo. Che cazzo fanno in 3 ore? Che cazzo fanno in 3 ore? Quindi 3 ore e mezza in totale. 3 ore e mezza in totale. Secondo me in 3 ore e mezza ci potrebbe essere 2 cose che ci interessano. Onestamente. Il discorso non era 3 ore. Le main event era forse 3 ore tutte insieme, non era 3 ore il main event. Hai lezione domani, gra, e non vado a scuola da 4 anni. Sono a posto io per quello. Semplicemente, sai, vorrei anche non dover andare avanti fino alle 5 di mattina per loro che arriveranno e diranno World Premiere, e poi mostrano Jeff Keighley lì nudo nella vasca e dice: oh mio Dio, incredibile! Ed è la nuova espansione di Sea of Thieves. Sono a posto, onestamente. Però siamo qua per quello. Nella rara chance in cui venga annunciato qualcosa di importante, noi siamo qua per quella rara chance. E di poter urlare alle 4:30 di notte: oh, Poggen! Noi siamo qui per quello. Questo si andrà a realizzare in qualcosa di buono o meno, non andremo a scoprire stasera. Non andremo a scoprire stasera. Non voglio adesso fare troppo una discussione comunque di quello che andrà a potenzialmente essere annunciato stasera e roba simile, perché avremo comunque da luna in poi quell'evento lì e ci concentreremo su quelli da luna in poi. Però io onestamente ho aspettative basse, perché i Game Awards degli anni scorsi erano sempre molto mediocri, molto mediocri tendente al me, perché comunque in mezzo sono anche pubblicità e è un evento estremamente diluito a mio parere, quindi secondo me potrebbero fare stessi annunci in un terzo del tempo. Però siamo qua comunque perché, essendo uno degli eventi più importanti dell'anno, è gli Oscar del mondo dei videogiochi, è una situazione in cui Jeff può ogni tanto tirare fuori un mega annuncio che riesce a rubare la competizione per nessuna ragione. Noi siamo qua per quello. È tipo Sanremo per i videogiochi. No, gli Oscar direi, perché Sanremo chi cazzo lo guarda? Probabilmente tutti, ma io non ho mai visto Sanremo una singola volta in vita mia. Come gli Oscar, però gli Oscar senti notizie riguardo, di Sanremo non l'ho mai sentita. Intendo per il diluito. Ah, un fucking no. Jeff Keighley ha detto ci saranno 5 annunci livello Elden Ring, ci credi? Ha detto che ci saranno 5 annunci livello Elden Ring? Puh? Io dico, gli annunci più importanti che potrebbe fare è... per me, nuovo Kingdom Hearts, data di rilascio di Silksong, DLC di Cuphead, Breath of the Wild 2. Tecnicamente quelli sono i miei 5 annunci importanti, il resto non saprei. E di solito i Game Awards sono molto più indirizzati a un pubblico western, un pubblico più europeo slash americano,
e io di solito non gioco giochi che sono destinati a quel pubblico lì, perché sono molto più verso il target giapponese solitamente io, quindi si vedrà. Spero in cosa di figo, però di solito la target di Game Awards non sono io, però. Pitti, grazie al momento con Prime per 27 mesi, bentornato, salve. Io vi dico subito, sono già leggermente stanco. Avremo 100 su 100, gravi, già dopo la prima ora dei Game Awards, io che sarò così. E sarò del tipo, quando cazzo finisce sta merda? Perché ho deciso un altro anno di seguire questa avventura del cazzo. Se andrà avanti così, quello non c'è proprio dubbio. Sarò molto molto cinico. Se volete le mie opinioni a freddo, le dovrete avere nei prossimi giorni. Oggi avete le mie opinioni a caldo. Si è bloccata la live. Si è bloccata veramente? Scopriamolo. È il secondo anno di tre in cui la live crasha durante Game Awards. Sarà un segno? È decisamente un segno. È decisamente un segno. Ho perso tipo in un secondo 900 frame, non so neanche come sia possibile. Mi vedete ora? Yes, ok, perfetto. Buono. Non sa mai, era morto tutto improvvisamente. Che cacchino ne so io. 666 frame. No, no, 942 precisi. 942 precisi. Non sbagliamo, non sbagliamo. Prendi un po' di frame, sa. Li ho presi tutti in un colpo solo e siamo di nuovo normali. E quella cosa che capita una volta ogni tanto, non si può fare nulla riguardo. Non ho controllo su qualcosa del genere perché è semplicemente un attimo la connessione internet che invece di funzionare in modo stabile, ogni tanto è tipo oh! E fa. Si caga un po' addosso, però. È quello. Annunceranno il gioco di Avatar. L'avevamo mostrato. Annunceranno. Ogni volta la gente sbaglia nei termini. Annunceranno. Annunciare vuol dire mostrare una cosa per la prima volta. Mostreranno un trailer. Maybe. Quello ci potrebbe stare. Annunceranno. È già stato annunciato come gioco. Puoi annunciare una cosa per la prima volta, secondo me. O almeno l'ho sempre interpretato in quel modo. Poi potrei avere una visione storta del mondo io, però non credo. Henry GX, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. Bentornato. No, benvenuto. Corretto era il primo. Non perdo tutti i gravi, ma Zelda Breath of the Wild non c'è. No, lo so, non c'è Nintendo. Però sto dicendo quelli che per me potrebbero essere dei annunci a livello di Elden Ring. Io non credo ci sia Nintendo all'evento di oggi. Quindi ci si può fare poco o nulla riguardo. Quindi ci sta come cosa. Ricky Mitch, grazie per la donazione da Nero. Ciao Gravi, ho appena finito Demon's Souls Remake. Il New Game Plus è tanto più difficile? Onestamente non ho mai fatto il New Game Plus di Demon's Souls, perché credo che cambi poco rispetto al gioco base e non mi interessava giocarlo. Preferisco che giochi il gioco da capo che fa il New Game Plus io, personalmente, quando gioco quei giochi. Con l'eccezione di Dark Souls 2, che è quello che aggiunge più roba. Annuncerò di Elden Ring, be like nuovo COD. Beh, nuovo COD, l'ultimo è andato molto bene, quindi di sicuro un nuovo gioco andrebbe ancora meglio. Hai in programma di fare un altro upgrade per l'attrezzatura? Il prossimo upgrade per l'attrezzatura che posso andare a fare è un nuovo computer, ma quello lì non è il periodo da comprare componenti da computer. Non è un buon periodo. Non so se tornerà mai un buon periodo, però al momento non lo è. Potrebbe tanto peggiorare anche, ma al momento non lo è. Anche Battlefield è andato benissimo. Sì. Negli ultimi 2 mesi tutti i giochi sono andati estremamente bene. Nessun gioco è stato rilasciato con problemi, tutti i giochi estremamente solidi. Senza problemi, senza errori, non c'è stata nessuna controversia nel mondo dei videogiochi, non ci sono stati nessun disastro, no, no, no. Gli ultimi 2 mesi, incredibili, incredibili. Ma il DLC di Cuphead è ancora in sviluppo? Guarda, dovrebbe esserlo perché dubito che abbiano cancellato tutto, però inizialmente è uscito tipo nel 2020. Quindi non sappiamo cosa è successo con i DLC. Ipotizziamo tutti che il DLC non sia più un DLC, ma che sia Cuphead 2. Questo è quello che ipotizziamo tutti. Ed è per questo che stai chiedendo un sacco più di tempo. Si vedrà. Con i portatili come trovi? È diventato vecchiotto?
ci posso fare poco nel portatile. Più che altro è un metodo per avere una cosa che posso portarmi in giro e farci quel minimo indispensabile. Editarci un video posso farlo, ma è un po' la morte. Ma l'ho fatto anche, perché io ci ho fatto tutti i vlog di Bali e delle Hawaii con quel portatilino, più anche un paio di video, proprio un paio di video per il canale. Però lo devo fare proprio perché è l'unica opzione, se no non lo utilizzerai mai. Ma alla fine il gioco tipo Deathloop o come si chiama lo giocherai? No, non mi interessa in nessun modo Deathloop. Non mi interessava 6 anni fa, non mi interessa adesso. È dettato in aereo? No, in aereo no. L'ho dettato però quando è arrivato, dopo il viaggio in aereo. Kingdom Hearts è probabile. Kingdom Hearts nuovo probabile per il 20° anniversario o troppo presto? Io non ho idea. Square Enix quest'anno è una mina vagante, è una scheggia impazzita, non sappiamo che cazzo sta facendo, perché ha fatto tutte conferenze di una merda incredibile, quindi non so cosa andrà a fare Square Enix. Di sicuro c'è un gioco di Kingdom Hearts in produzione, non so se vedremo qualcosa oggi o meno, non ho idea. Non ho idea riguardo. Detto ciò però, Psicognomo aveva riscattato una bustina, se non ricordo male. Yes, Psicognomo che ha abbastanza punti per fare una bustina, abbastanza bacche. What the fuck, che cazzo è questo nome? Grazie abbonamento con Prime per 3 mesi. Vuoi aggredire per un po' il mio Prime? Lo avrete. Thank you. Cosa cazzo è il tuo nome? Loli con BL? What the fuck? What the fuck? What's wrong with you? What the fuck? A che ora inizia il Game of Thrones? 2 di notte. Woo! Let's go! Sono già distrutto. Sono anche io con Psico. Non t'ho visto, aspetta. Invece t'ho visto, c'è letteralmente sopra, ma non t'avevo visto. Nice. Ho letto per qualche motivo bevi invece che bustine. Tra bevi e bustine cambia una lettera, ovvero tutte quelle dopo la B. Allora, è stortissimo. Un sacco storto. Vediamo cosa troviamo per loro due. Il primo che andiamo a, per cui andiamo a aprire i pacchetti, è Psicognomo. Psicognomo, cosa andrai a trovare? Beccati questo booster pack di Eevee Heroes. Abbiamo trovato già qualcosa di fighissimo da Eevee Heroes giapponese, non lo so. Onestamente non me lo ricordo. Non si sente, cosa non si sente? Cosa non si sente? Dovrebbe sentire tutto. Altro Sylveon per Psicognomo? Non credo che troviamo un altro Sylveon. Abbiamo già trovati abbastanza di Sylveon. Trovane ancora un altro sarebbe un po' tanto. Credo dovrei fare 5 punti per andare in lead. Cioè, Psicognomo ha detto, secondo lui, i punti che sono scritti qua in basso sono sbagliati. Quindi prima o poi, quando ci avrò il tempo, dovrò ricontrollare i punti che ho messo lì sotto, riguardarmi l'album e fare un po' di double checking per vedere se è corretto o meno. Oh! Adesso, le carte qua dentro già le conosciamo per la maggior parte, quindi dubito che troviamo qualcosa di nuovo. Questo Pangoro è una delle mie carte preferite. Yogonosuke. Yogonosuke. Molto bello, mi piace un sacco. Mi piace vedere tipo la città là in basso. Mi piace comunque lo stile super semplice senza le linee che fa lui. Però che comunque mi piace molto le ombre, non so come cazzo le faccia. Mi piacciono molto gli orizzonti che lui riesce a creare. Molto bello. Fucka Electric. E un Entaiolo. Incredibile. Un Entaiolo giapponese. Wow. E chi si aspettava un Entaiolo? Novità pazzesca. Kirit o Kirito, grazie abbonamento con Prime per 4 mesi, bentornato. Matt09Magic, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi, è la prima di bronzo, bentornata anche a te. Buonasera Sir Gravier, buonasera a te, come va? Tutto bene, spero che siate tutti carichi e abbiate a disposizione, accanto alla vostra scrivania, una dozzina, se non di più, se non un centinaio, se non di più, se non un migliaio di Red Bull per rimanere svegli fino alla fine della serata, cosa che non credo. Però thank you, tutto a posto. E Azzogaraoid. Azzogaraoid, giusto? Azzogaraoid, penso di sì.
Erba. No. Mentale, grave, ci devi dire qualcosa. Cosa vuoi sapere? Anemone. È molto a tema. Electrode. In un modo o nell'altro comunque è molto a tema. Xatu. Questo non ce lo vedo molto. Squovet. Questo un po' è a tema perché c'ha le bacche. Mr. Mime di Galar. Forse cosa un pochino più kink nel caso. Caterpie. Lui non credo che sia a tema. Non mi ispira niente del genere. Barboch. Neanche. Anche se potrebbe avere la forma di un certo. Arrokuda, stessa cosa, ma un po' meno perché ha i denti. Milsery, questo è estremamente a tema. È molto, molto, molto a tema. Più tema di così non puoi essere. E... non l'ho mai visto lui. Obama Snow nella neve in questo modo qua. Che figo. Chi è l'artista? Kazuma Koda. Kazuma Koda, bello questo attore qua. Mi piace molto che lui sta scendendo appunto dalla montagna innevata con la luce dietro, le nuvole comunque sullo sfondo. Molto incazzato, molto arrabbiato. Questa è proprio l'idea di una bomba snow cattivo, un vero abominevole uomo delle nevi che scende dalla montagna incazzatissimo, super pericoloso. Cosa che non ti dà per niente idea all'interno dei giochi. E mi dispiace un sacco come roba. Molti Pokémon del mondo di Pokémon non sono per niente speciali, perché nel gioco non li rendono tali, quando secondo me potrebbero farci un sacco di roba in più. Frank Black, grazie abbonamento con Prime per 20 mesi, bentornato. Thank you. È una carta. E così fin qua ci siamo. E fin qua ci siamo arrivati. Il mistero è stato risolto. 1, 2, 3, 4. Yes. Futuri campioni, troveremo no, per un attimo mi era sembrato di vedere il la scritta qua dietro sbagliata, con un colore sbagliato come è successo in colpo fusione, ma non mi sembra. Troveremo finalmente un Charizard. Ci sono due Charizard, possiamo trovare qua dentro. Non mi dispiacerebbe. Acqua. Elettro. Scusate, questa canzone è più bassa. Oh! Scusate, le conosciamo tutti. È inutile che facciamo niente. Sono tutte cose che conosciamo, tutte cose che abbiamo visto mille volte. Fino a che non raggiungiamo la reverse, ci interessa poco. Beedrill. E una V-Max. Comunque Psicognomo porta avanti il fatto che non ha una singola carta che gli vale un punto. Si trova sempre qualcosa con un punteggio più elevato, perché lui è raccomandato in qualche modo che non so neanche io. Psico, immagino un Gardevoir V-Max. Immagino. Ha un Alchemy V-Max. Mi sa che questo Alchemy V-Max abbiamo trovato in versione Hyper, ma mai in versione base. Non mi sembra di averlo visto in versione base. Guarda quanto è colorato. Non sa che è colorato. Understandable. Ma dico, hai visto le carte di farina di castagno? Non sono io l'oscurato. Non ho detto che te sei la persona più fortunata nel mondo. Siete tutte e due nell'1% comunque. Che cazzo ti lamenti? Merda. Entrambi nell'1%. Facciami le palle. Riccone di merda. Scusate, sono già stanco. I filtri sono già poco presenti. In Giappo forse. Non mi sembra di averlo trovato in Giappo. Non mi sembra. Comunque sono 3 punti. Psychic Gnome. Ok. E abbiamo quindi la sua carta. La prima del giorno. Sono perso qualcosa? Frank Black, grazie abbonamento con Prime per 20 mesi. L'avevo letto? Non lo so. In ogni caso lo rileggo nel caso. Non ne ricordo per niente. Ah! Ora facciamo le bustine di Lico. Lico, abbiamo qui per te. Oddio, un piantina time. Fuck, ne ho due. Ne ho due da fare. Ah, merda. Chi l'ha riscattato? Mattia, ci vorrà un po' per il secondo piantina time, perché non ho ancora finito neanche il primo. Dammi un po' di tempo. Forse meglio se lo disattivo come ricompensa fino a che almeno non ho finito uno. Almeno. Adesso ci penso. Questa sono le bustine di Lico. Fuoco! Ci avrei mai azzeccato. Se vuoi possiamo passare a 3. No, guarda. Se arriva a 3, fermo tutte le blocco istantaneamente. Esatto, conosciamo come carte. Però comunque sono i vecchi set. Qua ci può essere comunque qualcosa di segreta che abbiamo mancato, che abbiamo perso. Fammi nemmeno sto Dunsparce. Cazzo, c'ho un occhio incredibile. Kazuma Koda, stesso artista di prima.
Sono detto, secondo me è lo stesso artista, non a caso, è lo stesso artista di prima. Kazuma Koda, bello, mi piace lui come artista. Cazzo di occhi da falco. Dugtrio e... Vanilla. Vanillux, volevo dire. È molto riconoscibile. Sì, vuol dire che è un bravissimo artista. Se in letteralmente un intero pacchetto e tutte le carte completamente a random ho potuto dire e l'ho riconosciuto, è molto 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 bravo, senza alcun dubbio. Voltaggio sfolgorante. Perché Pokémon di merda Vanillux non è il massimo. Non mi è piaciuto. Penso che sia uno dei casi peggiori di Pokémon oggetto che non mi dice niente. Molta gente indica Trubbish e Garbodor perché dicono è il Pokémon spazzatura. Ma non è un Pokémon spazzatura, può avere uno scopo, un obiettivo. Pokémon gelato, ok. È un gelato, va bene. Cosa devo dire a un gelato? Niente. Voltaggio speriamo sempre nel Pikachu. Elettro per Pikachu. Acciaio di nuovo, va bene. Speriamo nel Elettro per Pikachu, ma acciaio back to back. Questo Dusclops è molto bello. What the fuck? Ma è lui, è nostro amico! Kazuma! Kazuma! Kazuma Mishima! Quello è Kazuma. È bravissimo Kazuma! Porca vacca! Super bravo. Cosa cazzo da dirgli? Arruda sta per morire. Zubat che è un po' svubatta. Lico con il goldone. Lico che si porta a casa il goldone. Goldone di che tipo? Sarà un Pokémon? Sarà un oggetto? È un Pokémon. È un Pokémon. In voltaggio sfolgorante Pokémon Shiny Gold. Attenzione. Tipo normale, tra l'altro. Normale, mi immagino un Pokémon d'ottava. Wooloo. Immaginare uno Wooloo. O meglio Dabble in questo caso. Sto pensando ad altri Pokémon normali. Indeedee, maybe Indeedee. Indeedee può essere o normale o psico se non sbaglio alcune volte, non lo so. Non so se non sbaglio, so che esiste ma non è in questa espansione. Oh! Oranguru! Cazzo, un Pokémon di settima, ma che cazzo avrebbe azzeccato un Pokémon di settima? Una Monkey Gold! Attenzione, la Monkey Gold! Chi se l'aspettava oggi la Monkey Gold? Bella, adesso sono contento. Più bello lui di Inteleon, senza alcun dubbio. Probabilmente la miglior Gold Shiny, cioè Pokémon Gold che ho trovato finora. Perché gli altri erano Electrode, Inteleon e lui è il terzo. Oranguru. Molto bello! Sì, è Monkey Rosa, perché quando diventa Shiny diventa rosa lui. Ci sta! Con saggezza del primate e bastonata. Non so, utilizza probabilmente da queste foglie qua come bastonata, però non ha tipo il bastone per fare il bonk. Non ha il bonk stick 1000. Bellissima. Bellissima sempre le gold. Non sempre belle le gold fino a che non sono di doppione. Esiste Pokémon Gold non 3D? No. No, siamo ancora stati benedetti da The Pokémon Company con qualcosa del genere. Non hanno ancora voluto spendere il tempo a lavorarci di più su queste gold qua. Sono belle per il pattern, l'effetto e quello che hanno fatto per rendere la figa, ma non per l'artwork vero e proprio. L'artwork vero e proprio è l'artwork 3D base, che diventa comunque bello da vedere semplicemente perché c'è il bordo dorato, il background dorato, tutto in rilievo, tutto potentissimo che lo rende molto più figo. Se non ce l'avesse sarebbe come le full art, che alcune volte le full art sono davvero un miss incredibile per me. Lico 60 è un nome così breve che mi sa che devo mettere 60, perché è molto molto breve. Quindi facciamo Lico 60. Tecnicamente dovremmo essere a 242 punti secondo i miei calcoli quantistici. Non mi fido troppo dei tuoi calcoli, non per cattiveria psicologica, ma succede perché altre volte è del tipo carta da 3 punti, e tipo no guarda che è 1. Ah ok. Wow, carta da un punto. No, guarda che è 3. Ah, ok. Quindi dovrei controllare meglio io. Però ci sta, non è assolutamente improbabile. È molto probabile che abbia sbagliato a fare il punteggio. In ogni caso, 8, oggi 8 punti. Che coglione.
Sta andando bene questo nuovo box. Porca vacca, sta andando benissimo questo nuovo box. Paragonato a quelli vecchi è incredibile. È molto, molto, molto meglio. 213 più 8, 221. Potrei aver anche sbagliato a fare calcoli matematici. Quello, ci sono ottime chance. Nice. Ci rimangono poche bustine qua dentro. Ce ne rimangono poche ormai. Speriamo di trovare qualcosa di figo, ma non abbiamo ancora visto altro. Volevo chiedere a Tito Main di Tekken. Il mio è Gin. Il mio è Gin. Sto scherzando. Bevi, l'ho già fatto un bevi. Ce n'era più di uno? Ce n'era più di uno. Forse l'ho fatto entrambi, ma non me ne ricordo. Quindi lo faccio. Non ci sbagliamo, non ci sbagliamo. Ok. Allora, se Game Awards partissero adesso sarei molto più contento, ma abbiamo ancora davanti a noi un sacco di tempo di Game Awards. Yo dude, what's up, Digio? Mi hanno dato una bellissima notizia, sai qual è? Sai qual è la notizia bellissima che mi hanno dato oggi? È che i Game Awards non solo iniziano alle 2 di notte, ma durerà anche 3 ore l'evento. Se mi hanno dato da Twitch no, però sto seriamente contemplando l'essere bannato da Twitch per non seguire l'evento e guardarmelo in differita, così me lo guardo a 3 times speed. Madonna, ci sarà un cazzo in quelle 3 ore e ce le dobbiamo comunque guardare tutte per se riuscite a sentirci dire oh, per me! E dirci uè gente, sappiamo che vi sarebbe piaciuto che Metroid Dread vincesse questo premio e vi sarebbe piaciuto che Psychonauts 2 vincesse questo premio e vi sarebbe piaciuto che Ratchet & Clank vincesse questo premio, ma lo diamo a Death Loop. Per tutti siamo del tipo yeah, let's go. L'unico gioco a cui non ce ne frega, non sentite neanche il rumore. L'unico gioco a cui non ce ne frega un cazzo a nessuno. Mick, what the fuck, cazzo di 1000 bits. E diamo inizio con sto Natale insieme a Gravier. Thank you. Tra l'altro gente, al momento attuale non ho ancora annunciato un Natale con Gravier perché c'ho comunque dei progetti per il Natale con Gravier, ma siccome stanno, se lo facciamo, visto che ho già 1000 altre cose a cui devo stare dietro, sarà una cosa più ristretta. Invece di fare tipo l'intero mese con il tema Natale con Gravier, che secondo me quest'anno, per come stanno anche andando le cose, quello sto facendo con la serie Dark Souls e altri video che sto portando avanti, non avrebbe neanche troppo senso. Probabilmente se lo facciamo, lo facciamo tipo qualche giorno compresso uno sull'altro. Faccio le cose che vi piacciono e poi ce le teniamo soddisfatti. Quindi invece di fare l'intero mese dove facciamo pian piano i video con un ritmo regolare, facciamo tipo 2, 3, 5 giorni con le cose che volete voi, un giorno dopo l'altro, e poi easy peasy. Penso una roba del genere. A proposito, registrato, editato i video di Dark Souls o slitta? Registrato e editato, mi manca soltanto la miniatura che dovrò finire di fare domani mattina, appena sveglio. Mi metterò a svegliare a mezzogiorno minimo, perché prima non credo potermi svegliare. E dovrebbe uscire comunque domani alle 2. Perché appunto il motivo del perché sono anche venuto in live più tardi è perché stavo finendo di editare il video di Dark Souls, che è un video di... spero di fare più progressi, ma alla fine mi sa che comunque la serie Dark Souls sarà lunga. Ma non voglio questa volta, voglio provare per una volta a non fare video da 1 ora e mezza. Voglio provare a fare più video da 40 minuti invece di fare un video da 1 ora e mezza. Se non ci sta per il momento. È un video da... fuck, 41 minuti. Leggermente più breve di quello della scorsa volta, ma 41 minuti. Più video is good. Ci sta. Secondo me dipende dalla serie, ovviamente. Se avessi fatto Persona 5 Royale con video non di 1 ora e mezza, gente, non lo finivamo quel gioco, perché con video di 1 ora e mezza ci avevo messo comunque 70 video. Se facevo video della metà della durata ci mettiamo 140 video. Un po' troppo 140 video. Un po' tantini. Leggermente. Aspetti un trailer di Breath of the Wild. Io non credo neanche ci sia Nintendo a questi Game Awards. Non lo so, non ho controllato, ma non penso, perché anche quando c'è Nintendo non mostra un cazzo i Game Awards, quindi non mi fiderei di avere dei annunci interessanti a loro. 120 episodi di Persona, no, 140. Ci sbagliamo. E poi c'è Fro che fa un video per Unione Super 4 in Pokémon Diamante, grave. Vabbè, ci sta. Non taglia niente, combattimento durante tipo 20 minuti, che cazzo gli devi dire? Ci sta. A meno che tipo non è Steamrolli 1, perché capita di Steamrollarne 1. Alcuni combattimenti possono durare anche 5 minuti. Nice. Allora gente, mentre aspettiamo l'arrivo di Game Awards, facciamo una patetina ad Isaac. Non so quanto faremo di preciso di Isaac, ma
Facciamo Isaac, un pochino. Un pochino. Un minimo. Giusto per divertirci, stuzzicarci l'appetito della fantasia. Che cazzo è Isaac? Dovrei ordinare la mia libreria di Steam. Dov'è Isaac? È sulla I? No, è sulla P. Sono stronzo, è sulla P. Fuck, ecco perché non lo trovo. Ok. Tra l'altro, Leron, te l'ho ringraziata perché l'avevo visto, però stavo facendo un discorso, mi sa che l'ho perso. Leron, grazie 900 bits! Mick mi sfida, non lo accetto. Michele Leron, entrambi con la guerra di bits per il podio, per cercare di avere la vittoria. Ah, siete a distanza di un bits uno dall'altro. Ok, ho capito, è letteralmente una guerra. Ci sta, capita come cosa. È sensato. Ma che dici, ce lo danno Silksong? Potrebbe anche starci. Se i rumor sono corretti e Silksong esce a febbraio, avere un annuncio adesso mi tornerebbe. Detto ciò, che cazzo ne so cosa vogliono fare quelli di, del Team Cherry. Si drogano, e io che gli devo dire? Concordo con loro. Mi drogherei con loro se potessi. Peccato che uno non mi drogo e due non li conosco. Scusate, oggi. Oggi sarà tutto così. Oggi sono già stanco, quindi ho... ho... come ho detto, ho zero filtro. Allora, New Run. Potremmo fare un personaggio normale anche per una volta. Però no. Già cambiato idea. Facciamo random. Facciamo random. Ci esce Kaino. Kaino mi faccio il cazzo. Se ci esce qualcosa che non sia Kaino, si prova. Si vede cosa si riesce a fare. Cosa effetti da Pokémon leggende? Come ti sembra a primo impatto? Scusa se spam, ma sono cose sentito opinione. Non ti preoccupare, è da un bel po' che non ne parlo, quindi ci sta comunque menzionando in live. Cosa effetti da Pokémon Legends? Un gioco brutto, ma che mi piacerà. Questa è la mia aspettativa di Pokémon Legends. So che è strano, ma penso che sarà un gioco che a livello tecnico e a livello di qualità sarà molto meh. Ma essendo una cosa nuova a tema Pokémon, secondo me mi piacerà più di tutto quello che ho fatto recentemente. Che sembra a primo impatto? Ho appena detto tecnicamente. Quindi si vedrà. Ogni gioco Pokémon non è nuovo a livello di concept, comunque come ho organizzato il tutto. Altro, prediction attiva. Votate, votate, puntate le vostre bacche. Offrite le vostre bacche al grande dio Chop, che le ridistribuirà in modo eco attraverso i vincitori, mentre i perdenti verranno puniti, privati del loro cibo, che faranno morire i propri Chop. Non avrete più le bacche da portare a casa per nutrire il vostro Chop, e rimarrà rinsecchito. Perderà la sua grassosità, perderà la sua rotondanza, perderà la sua cicciosità, e rimarrà lì a piangere. Ok, basta. Spiace se punto pure io. Fa il cazzo di Pepsi, no? Non ho la forza mentale, dirti no. Nel dubbio non si vota. Al momento attuale abbiamo 80.000 bacche sulla vittoria e 80.000 bacche sulla sconfitta. Molto molto bilanciato per il momento. Molto bilanciato per il momento. Tra l'altro finisce tra 3, 2, 1. Finito il pronostico. 100.000 bacche sulla vittoria, 80.000 bacche sulla sconfitta. La persona con più bacche sulla vittoria è Fungo Gnomo con quasi 20.000 bacche. La persona con più bacche sulla sconfitta e Blue Soul con 15.000 bacche. Vabbè. È tempo di iniziare. Questo qua sarà una delle scelte più importanti, perché dipenderà sul fatto che io sono in grado di vincere o meno. Se scende Lost, si cogniamo poi dare già la bacche a chi ha votato contro la mia vittoria. Vai! Sei carino, si rirolla. Sansone, non mi ricordo Sansone. Cosa c'è Sansone? Curse of the Blind, let's go. Sansone faceva? Non ha niente di visibile al momento attuale. Non c'ha un oggetto in basso a destra, non c'è un oggetto in alto a sinistra, né nulla. C'è semplicemente il tutorial qua che dice bombe e kill. Non so cosa significa. Entrava in Berserk. Non mi ricordo, però di sicuro il primo oggetto lo prendiamo. 3D Touch. Ce ne frega davvero poco, onestamente, di 3D Touch. Non importa. A posto, vinta.
Ma non credo che sia vinta in automatico. Semplicemente che non abbiamo di lost e quindi ci sono più chance. Sopravvalutate la mia... Appunto. Sopravvalutate la mia stanchezza in questa serata qua. Noi partiamo stanchi e con il passare del tempo possiamo diventare soltanto più stanchi. Possiamo diventare soltanto meno energetici e meno attenti durante queste run. Possiamo soltanto perdere contro queste teste, anzi no, questi corpi con la testa mozzata, che sparano schifo ovunque. Ah, adesso me lo ricordo chi è lui. Dopo un po' di tempo si trasforma in questo e fa un male boia. Fa un mamma mia che figo anche l'effetto. L'attacco là dietro. Ok, speedrun. Nice. Questo è un buon oggetto. Questo è un buon oggetto. Dammi un health up. Range up. Prefiro un health up in questo caso. Domanda forse un po' stupida. Come si sblocca Mother? Perché ho comprato un da poco The Binding of Isaac, che penso da Switch. Non te lo so dire. Non lo so. Non ho mai avuto preoccupazione, perché io c'avevo 250 ore di gioco quando ho iniziato a giocare, penso. No, 250 no, ma 190 sì. 100, 200 diciamo. Arrotondiamo a 200. Io andrei di... Dobbiamo fare tutto. Ci manca Mega Satana, ci manca Delirium, ci manca Ash, Boss Rush, e The Mother. Quindi io per il momento andrei di path normale, soprattutto perché adesso non mi ricordo come funziona. Abbiamo a disposizione comunque la possibilità di prendere la negative, che ci aumenterà il danno successivamente, il che non è per niente male. Crystal Dark, se c'ho la gamma al massimo, ce l'ho la gamma al massimo, ok. Blue Soul, grazie abbonamento con Prime per 5 mesi. Grazie anche di aver puntato contro di me. Non ti preoccupare, non mi offende una roba del genere. Era soltanto cercare la notte, però non mi offende una cosa del genere. 10 monete! È arrivato il giorno di pagamento da parte di YouTube e Twitch. Ci hanno mandato 10 monete così. Regalate da loro. Regalate un cazzo. Lavoro per quelle monete che mi danno. Bastardi. Merde. Da. Vedete che non sono contento di annuncio che oggi Game Awards dureranno 3 ore e mezza. Si vede che non sono troppo contento di questa caratteristica qua. Leggermente, leggermente. Ero preparato a fare una live di... Cioè, per il Game Awards andare a letto tipo le 4, perché mi immaginavo che durasse 2 ore, non 3. E gli scorsi era 2, vero? Mi sembra 2. Vai bastardo. Abbiamo pochi danni, eh. Ok, dobbiamo fare veloce, così ci abbiamo il power up. Ah, vabbè, ci accontentiamo. Ci accontentiamo di questo. Non siamo nelle condizioni migliori per la boss fight, ma essendo Little Horn un po' un cazzone, ce la possiamo comunque fare. È abbastanza semplice, se non faccio gravi errori dovremmo comunque avere buona chance. Esatto, dovremmo comunque avere buona chance di patto e roba simile. Vabbè, tanto lo prendiamo questo qua. Patto con gli angeli di sicuro. Non possiamo prendere questo qua perché ci siamo il patto con gli angeli. Un tier zap lo prendo super volentieri. Questo invece no problem. Super volentieri lo prendo il tier zap. Dobbiamo puntare al patto con gli... Speed up range down. Volentieri. Ha questo effetto qua diverse volte, non mi ricordo cosa facesse. Ho ogni volta un effetto diverso di una pillola random all'interno della run. Credo sia quello, probabilmente. Adesso ci ha dato l'effetto di experimental pill, ma non credo che sia dovuto a quello. Ma questa lì. E sarà tutta su Gavera Live, giusto? Questa live, immagino. Sì, ogni live va su Gavera Live prima o poi. Di solito è più prima che poi, però dipende dal periodo. Alcune volte c'è un pochino di lag e di delay tra live e video. Questo periodo qua ce n'è letteralmente zero. Ok, andiamo. Salve voi. Cacchine con i loro amici accanto. Perché no? Spamma che sono diverse. Se non sbaglio sono diverse, però non vorrei neanche trovare qualcosa di troppo grave. Ci è andata bene che abbiamo perso delle range che avevamo già parecchie elevate. Non ci serviva in favore di velocità. Però non vorrei comunque esagerare con il tutto. La stanza del tesoro la controllerei. Io per un attimo ho pensato, ma guarda, forse è meglio non prendere il tesoro. Potremmo puntare a il al cazzo di capito? Come si chiama?
Mi viene in mente il nome. No? Al planetario, thank you. What the fuck? Vabbè. Stranissimo che non fosse lì. Molto strano. Abbiamo 13 monete. In realtà il negozio lo potremmo anche controllare a questo punto qua. Per avere un pochino di sicurezza, tipo con un... Vaffanculo, un'altra roba che non mi interessava. Appunto, per avere casomai un po' di sicurezza con un ipotetico Soul Art, ma mi ha dato le Razer. Non vale la pena utilizzare una bomba per ottenere le Razer. Ci accontiamo di questo. La gara inizia bene, eh. Tira zap e buffer, siamo in ottime, ottime condizioni. È molto, molto utile. Ovviamente non ci fa vincere l'area in automatico, ma è molto, molto utile. Se crasha PS5, conta come persa? Non lo gioco su PS5, quindi non credo sia un problema. Se crasha il computer è quello più grave, però no. Di solito vuoi recuperare il save file, non è un problema. Ok, si scende. Stavo pensando a cosa fare qua, ho visto la porta di Satana, ma il mio cervello ha avuto delay nel reagire a vedere la porta. Tecnicamente, se andiamo veloce, potremmo anche puntare un ipotetico boss rush, ma... dipende quanto mi voglio male oggi. Già ci guardiamo in Game Awards, ci vogliamo rendere la vita ancora più... Siamo un figlio di puttana. Come cazzo ne hai fatto a prendere da lì dietro? Ci vogliamo rendere la vita ancora più triste facendo boss rush? Potrebbe essere un'opzione, ma non è la migliore opzione di sicuro. Ok. Ok. No. No, merda. Merda. Ah, mini pin del culo. Mini pin del culo. Del culo, cane di merda. Ah, sei un bastardo. Mi hai fatto perdere il power up perché eri lì a gingillarti i coglioni. Vabbè, abbiamo già preso la chance del patto perché purtroppo mi ha preso quel coso lì con una precisione incredibile. Entriamo e chi se ne frega, secondo me. Ci può anche stare. Little Horn seguito da Big Horn. Non il massimo, mi accontento. Perché sei qua? Little Horn seguito da Little Horn. Bene, sono contento di sta cosa. Però quante palle mi vuoi tirare fuori? Ho capito che sei il demone delle palle, però potresti anche lanciare meno palle in generale. Ecco qua. Madonna, se facciamo pochi danni. Dammi il power up e basta. Dammi il power up. Dammi il power up. Ne ho bisogno. Quando esce però. Non ora. Non adesso. Wow. Tre. Tre. Un colpo è morto. Sì. Niente patto purtroppo. Vabbè. Adesso ci abbiamo messo volata almeno. Tear zap e ci abbiamo messo volata per comunque avere più chance nel prossimo piano. Come sempre l'obiettivo è mega satana quando possibile, perché è una delle cose più complesse da andare a fare. E ce lo leviamo e guadagniamo comunque degli oggetti, perché il completion mark è importante con i tinted characters. Lollocava 95, grazie al momento con Prime per 8 mesi. Bentornato, sera. Sera, salve. Tutto bene? Tutto a posto? Fanculo, siete usciti in una velocità incredibile e mi avete sparato in mezzo agli occhi. Bastardi. Qui c'è chi letteralmente. Ok. No. Ok. Stanza peggiore. Stanza peggiore. Stanza peggiore. Ok. Vabbè. Vabbè. Mi accontento. Mi accontento. Pillola non identificata. Vurp. Vurp mi tira fuori un'altra di queste. Lockdown. Orribile. Bad guess. Medio. Irrilevante. Retrovision. Pessimo. Pretty fly. Molto buono. Tears down. Pessimo. Ok, smettiamola. Non sta andando molto bene come... come pillole e effetti. C'è andata bene tipo una volta con Pretty Fly bene. Per tutto il resto è andata parecchio male, quindi ignoriamola come cosa.
Abbiamo un tears down, abbiamo avuto degli ottimi tears up, siamo comunque in decenti condizioni. Non è comunque una cosa buona, ma ci possiamo accontentare. Volentieri. Health up, damage up, roba simile, molto molto volentieri. Doppia unidentified pill di quel tipo lì. Se fosse un Pulse of Steel sarebbe davvero un peccato non utilizzarla, ma non lo scopriremo perché non voglio rischiare in questa situazione qua dopo un sacco di pillole di merda. Chissà mai. Dobbiamo controllare anche il negozio e poi lasciamo il piano. Quanto ci manca per boss rush? Abbastanza. Non siamo troppo di cost tecnicamente. Cosa segreta? Let's go. La media bombe. Malato delle bombe. Speriamo in qualcosa di utile, ma questa boss rush è... cioè, questa cursed room è pessima. Wow, ho preso pure danno, non ci credo. Però Humbling Bundle si prende. Humbling Bundle si prende immediatamente. Humbling Bundle è automatico come pick up per me. Mi piacerebbe tenere pure il compass, ma non abbiamo abbastanza soldi per ottenere anche quello lì. Abbiamo zero bombe ormai, quindi si può fare poco. C'è un bug, se riesci e rientri nel Rare Torch scompare. È stato fixato, non c'è più. Hanno levato da Repentance. Lo so già come cosa, ma non funziona più da Repentance. Diventa trasformato? Deve essere una stanza con dei nemici per trasformarmi, mi sa di sì. Volevo provare a prendere quello utilizzando l'osso, però niente. Gli effetti del pilone non sono necessariamente quelli delle pillole nella stessa. Lo so, però non voglio rischiare troppissimo, diciamo. Ghost Pepper, cazzo, quanti oggetti buoni! Mio Dio, quanti oggetti buoni! Peccato per il lockdown, però quanti oggetti buoni! Porca vacca! Ma sai che partecipa anche Sega? Sì, ci sta. Non sbaglio, c'era anche gli anni scorsi Sega, da quel che mi ricordo. Pin di merda! Ti odio con tutto il mio cuore, pin di merda! Cazzo che odio! Dovevo prendere le razor e cancellare dalla faccia di questa run i pin. Sarebbe stata un'ottima idea con il segno del poi. Però, tra scegliere tra quelli e Humbling Bundle, comunque è una miglior scelta Humbling Bundle. Purtroppo, vabbè. Prima volta che appunto mai più con le run di Isaac, soprattutto quando facciamo random, è molto più un 3 all'8. Però, essendo anche un 3 all'8, è molto più bilanciata la situazione, a differenza di quelle volte in cui ogni tanto c'era un crash dell'economia, perché vincevo una run impossibile o perdevo una run facilissima, e la gente... ci si ritrova un utente in chat con tipo 400.000 bacche da un giorno all'altro. Quello capita come cosa. In questo modo qua invece è molto più roulette russa con tutto quello che può succedere. Non si sa mai. Non si sa mai quello che può succedere durante il live di Isaac. Ok. Muori. Muori. Morite. Non ti incastrare nelle rocce. Ok. No, prendilo. Cacchine, cacchine, no, ho preso le cacchine, non ci credo. Come ho fatto a mancare le cacchine? Erano perfetti per farmare dell'energia per continuare a essere in modalità berserk, che invece l'ho mancate tutte. Incredibilmente l'ho mancate tutte. Manco a provarci ci riuscirei. Abbiamo 6 chiavi, quanto cazzo l'ho ottenuto? Non me lo ricordo. Ho onestamente zero memoria di questa run. Non so neanche come sono arrivato qua. Non ho idea di cosa ho fatto fino adesso. Mini pin del culo. Onestamente, peggiore aggiunta di Repentance. Perché ti spreca tempo. Perché rimani lì sotto terra e non ci puoi fare un cacchio. Mega Man, era un sacco che non vediamo Mega Man. Non me lo ricordo neanche cosa facesse. Fa questo. Spara una fiamma blu, grazie. Grazie. Ok. Dammi il patto. Thank you. Black Heart mi dà delle bombe, mi dà il matchstick. More bombs appear, removes the tick. Volentieri, dai. Questo qua lo prendo anche volentieri. Dammi un altro patto broken, perché già la run è un pochino debole, non si regge in piedi una run del genere. Mi serve un oggetto un pochino forte. Non mi lamento, non mi lamento. Cioè, non è che mi posso lamentare di una cosa del genere in ogni caso. Non mi lamento di una cosa del genere. Leggi Volcano Games. Non vedo il messaggio, devo
tabbare fuori dal gioco. Dammi un secondo. C'è una Monster Workshop chiamata Visual Tales che ti fa vedere la scia delle mini pin. Ah no, ma non mi interessa. Comunque meh. Voglio che non sia nel gioco. Non è che voglio sapere dove escono. Il problema non è dove escono. Il problema è che mi fanno aspettare tempo e rimango nella stanza anche dopo che l'hai finita praticamente. E purtroppo con il lockdown siamo davvero sfigati con Ghost Pepper. È davvero buono Ghost Pepper, ma con luck a meno uno è... Scesce molto di rado. Scesce parecchio di rado, è davvero un peccato. Speriamo in un Lucky Penny o roba simile. Ok, controlliamo una cosa. O possiamo lasciare il piano. Però una cosa vale la pena controllarla. Thank you. Avevo detto che stavo cercando questo? No, no, di sicuro no. Di sicuro non avevo letteralmente menzionato ora che volevo un Lucky Penny. The Binding of Isaac ha detto: sai cosa? Ti giri al cazzo per Game Awards? Ci penso io. Ci penso io. I got you, homie. Ha detto: ci penso io. So cosa ti serve. Ti serve il dio in questa run. Ti serve ogni cosa fortunata possibile e immaginabile in una singola run. E io a Isaac gli dico: thanks man, I needed it. E volevo controllare se potevo entrare nella cursed room con una bomba, ma non posso. Potremmo anche sacrificare cosa che mi chiamo. La speranza trovava qualcosa di figo, possiamo sacrificarlo anche un paio di cuori. Paio. Ok. Si spera in qualcosa di figo, non tipo questo. Si possono sacrificare anche più cuori di un paio perché è nata di merda qua dentro. Ok. Comunque sto dentro una run che si può perdere, eh. Non c'ho dubbi a riguardo che posso perdere una run del genere. Però. C'era una roccia d'oro nella room di prima. Sì, non mi interessa troppo. Mi darebbe delle monete, ma non so neanche quanto. Oddio, con Humbling Band forse mi dà il doppio delle monete, eh. Thank you. Beh, mi ritengo soddisfatto anche di questo. E comunque valsa la pena entrare qua dentro per un oggetto di Guppy. Sarà difficile comunque fare la trasformazione di Guppy, ma perché no? Perché no? Vediamo quanto ce ne dà. Giusto per questa. Con anche. Non ce li rende tutti doppi. Però vale la pena fare il test. Buono sapersi che comunque alcune delle monete lì dentro possono comunque diventare delle monete doppie. Siamo 12 monete. C'era qualcosa di importante qua dentro. C'era il robot. C'era lo spider mod. C'è lo spider mod. Se vediamo un'altra roccia con delle... oro dentro, la prendiamo. Se no, lasciamo il piano e chi se ne frega. Faraun, grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi, prima di bronzo. Bentornato, benvenuto, ben... ciao. Oggi non riesco a fare ringraziamenti. Non ci riesco. Sbaglio ogni volta. Giuro che se trovi Rock Bottom mi impazzisco. Al momento della run non cambierebbe troppissimo Rock Bottom, perché non abbiamo niente che ne possa usufruire in modo esagerato. Però, ovviamente se lo troviamo non è che ci sputo sopra, eh. In nessun modo. Non rifiuterei mai un oggetto del genere. Soprattutto perché non l'ho letteralmente mai trovato una singola volta tutto il gioco. Però, buon altro discorso. Axo! Grazie del raid con 88 utenti. Buon salve, gente. Siamo qua in live adesso. Tra l'altro, chat, difendete. Siamo qua in live adesso per giocare un pochino a... Ti prego, no. Ti prego, no. Ti prego, no. Sei uno stronzo. Siamo qua in live adesso per giocare. Mi ha fregato. Per giocare un pochino a The Binding of Isaac nel mentre aspettiamo i Game Awards. Siamo qua ad attendere i Game Awards, perché i Game Awards inizieranno alle 2 di notte e andranno avanti fino alle 5 di mattina. E seguiremo l'evento insieme. Quindi si vede che sono contento di questo annuncio qua, che durerà 3 ore l'evento, vero? Non vedevo l'ora che l'evento durasse 3 ore. Sarà davvero una pacchia. What the fuck? Cosa succede oggi? È la run più fortunata della mia vita. Perché? Cosa succede?
compost non è che mi interessi troppo. Ah, l'ha rotto subito. Pokego. Oh, sono pieno di monete, non credo che le utilizzeremo tutte, quindi compriamolo comunque. Abbiamo un sacco di chance per ottenere le altre al prossimo negozio del prossimo piano, quindi non me ne preoccuperei in modo esagerato, onestamente. Puoi usare il fuoco blu per rompere lo shopkeeper. Ah, è vero, me lo dimentico sempre come meccanica. Però c'è ragione. C'è ragione, me la dimentico ogni singola volta e quando viene menzionato sono del tipo shit! Sono stupido. Sono un idiota. Sono un bastardo. Conviene comprarlo per Switch? Credo che la versione per Switch sia uguale a quella per computer. Quindi se ti piace Isaac, ovviamente ti conviene comprarlo su Switch. Isaac, ma anche portatile, quindi ci sta. È ottimo da portarsi tipo... Oh no! Tipo in treno o roba simile. Ah, peccato. Dovevo proprio trovare un mini boss. Spero di poter portare un pochino avanti il treno del Sansone Berserk, ma non c'è nata così, purtroppo. Siamo passati da... Oh, let's go. Siamo passati da... Da meno uno di fortuna a uno di fortuna. È un ottimo miglioramento. Ok. Niente. Dura molto di meno stavolta, perché più volte si attiva, più diventa veloce. Più volte prendo danno, più diventa veloce, ma più si ricarica in fretta. Non ho ben capito. Isaac per PS4, PS5 invece. Credo che sia, di nuovo, Isaac ma per la console di turno. Credo che sia sempre uguale. Dovresti considerare la Sacrifice Room? No, non lo so, ho già fatto la scorsa piano e la farò anche in questo. Semplicemente non voglio perdere, sono morto. Ok. Non so un cazzo. Oh. Esploso quella a sinistra quando non volevo. Non era mia intenzione farlo e purtroppo è esploso, non ci potevo fare un cazzo. Appunto, nel caso io voglio avere più che altro la chance del patto. Purtroppo ci è andata male e volevo appunto tenermi Soul Art e non sprecarli completamente random. Madonna, ho trattato di sfigo la stanza lì, è incredibile, eh. Cazzo, adesso mi dai sta cosa, era il momento peggiore. Sto piano non ci sta andando per niente bene. Quando è il Game Awards inizia alle 2 di notte. Alle 2 di notte, punto. Splits enemies in the room into two smaller version of the same with much less health. Ah, non mi piaceva sto oggetto qua. È un attivo, ma faceva abbastanza cagare. Da quel che ricordo. Quella del piano prima era la cross room. Sì, e? So, ho detto, l'ho aperta al piano prima, l'apriamo anche in questa. Altri soldi, ne ho bisogno. C'è te boss vermini. Così puoi portare una... Una cosa a, a talmente pochi punti vita da shottarla, però. Non rischierei in ogni caso. Non si sa mai. Hanno appena droppato il 3 della forma Isui di Voltorb nelle leggende Pokémon. Davvero? Lo dovrò andare a controllare, non è il caso. Peccato che abbiano fatto una forma regionale di un Pokémon di prima. Ogni volta che sento forma regionale di Pokémon di prima, un po' mi piange il cuore. E ogni volta mi prendo qualcosa. Questo piano non è il nostro piano. Pokégo ha fatto il suo effetto, ce l'ha dato lui. Immagino abbia fatto qualche danno, ma non penso troppo, troppo. Full of bandages. Mediocre, ma ci sta. Ci piace però. Eden Soul. Spawns two random items depending on the current room's item pool. Ok. Interessante, interessante. Interessante. Potrebbe tornare molto utile, come potrebbe essere molto dimenticabile come oggetto. Dobbiamo utilizzarlo in una stanza che può sfruttare di una cosa del genere. Una secret room ci potrebbe anche stare nella chance di forzare in qualche modo l'arrivo di rock bottom per la prima volta. Ci potrebbe anche stare come idea. Sei proprio scomparso in quell'istante lì, eh. Cazzo. Mi sta andando estremamente di sfiga in questa run. Cioè in questa piano. Run no, non mi azzarderei mai a dirlo. Questo piano. Perché altrimenti è successo tutto quello che non doveva succedere in questo piano qua. Cazzo, ho perso pure il part. E il solato. Eterna là. Madonna santa. Tutto quello poteva andare male è andato male. È incredibile. Oh. Tutto quello poteva andare male in questo piano qua è andato male. È incredibile. Vabbè. Abbiamo adesso 0 Soul Art.
Abbiamo 12 stanze prima che si carichi Leden's Blessing. Quindi di sicuro non possiamo utilizzarlo qua. Ok, grazie. Mi mancava di combattere uno di loro da un sacco e non li combattevo. Avevo di là che non siamo in condizioni incredibili, molto attuale, eh. Cioè, abbiamo 4 di danno e 3 e mezzo di ratio. Il ratio è decente, il danno è abbastanza mediocre al momento attuale. Ci aiuta di sicuro molto il boost che abbiamo con l'abilità di Sansone, ma per il resto ci fa poco. Quello, se potessimo migliorarlo, lo farei anche molto volentieri, senza alcun dubbio. Oh, ma non è usata contro i boss tipo Chubb, Pin, Scolex, Shot in un utilizzo. Vabbè, onestamente, se ci capita, non vale la pena tenere la mannaia in favore di, cioè, rispetto a Eden's Blessing. Eden's Blessing è molto più importante rispetto alla mannaia. Mi vendevo una batteria? Sì, mi ricordavo bene. Così ce l'abbiamo pronto per quando abbiamo bisogno. Siamo a 24 minuti di run, quindi la boss rush non è più fattibile. Ci sta. L'avrei fatta, non lo so. Non ho idea, però. Di sicuro non mi ispirava. Non puoi rompere il bagger con il fuoco? Sì, ma ogni volta me lo dimentico. Quindi non l'ho fatto. E con il vampiro usare la sacrifice del doppio. Sì, ma non c'ho bisogno di essere la sacrifice. E si scende. Si passa a la zona di The Mother. Qua c'abbiamo da prendere la negative e tutto quel discorso lì. Oh, che merda. Una delle cose peggiori che ci potesse capitare. Let's go. Oh, oh, fanculo, bastardo. Ho tirato proprio in quel momento lì, dopo che avevo finito la stanza. Sei un pusillanime. Un ciarlatano. Ecco, perfetto. Tanto loro arriveranno in questa situazione qua. Prima o poi si attiverà un si attiverà prima o poi un... Ecco, grazie. Ok. Lo fermo a blu. Dobbiamo comunque essere Eden's Blessing in carico. Avrebbe più senso utilizzarlo tipo una stanza del patto con Satana, cosa che sarà difficile da ottenere, ma comunque potremmo ottenere in piani successivi. O comunque patto con gli angeli. Mio dio, quanti cazzo di nemici ha spawnato, porca di quella vacca. O sarebbe meglio utilizzarlo in una stanza segreta nella chance di un rock bottom. Io ne sentirei in un patto con Satana. Patto con Satana ci dà degli oggetti che comunque ci aumentano il danno. Ci sono diversi oggetti che ci aumentano il danno, quindi io forse punterei a quella. Più anche, anzi, più addirittura di forse una stanza degli angeli. Potrebbe starci. Sarà impossibile avere un patto con Satana in questo piano, però nei prossimi ci si può ovviamente pensare. Se trovo dei solar, se no siamo comunque una merda. Ok. Monetine! Non ho preso neanche cuore. Cuore! Okay. È poco danno, Eo. Ci sta carryando molto il Ghost Pepper. Comunque, super oggetto, però sarebbe meglio avessimo dell'altro. Ok. Marca vacca, ma ha preso. È uscita pure una moschina di merda. Non c'è nulla qua. Ogni volta sono le stanze peggiori per quando abbiamo questo. Le stanze buone invece non troviamo un caso di utile. Wall of Fortune, perché no? Ci serve molto. Allora, potremmo andare a prendere quelle chest, quelle bag lì, ma senti, non so quanto ci interessi. Ci manca ancora stanza di tesoro, ma purtroppo potremmo sfruttarla davvero poco. Che stanza di merda. Potremmo sfruttarla poco perché ci manca. Bravissimo, grazie. Peccato che ho sprecato questo oggetto qua, ma un solo altro quando volentieri. Appunto, ci manca. Cioè, abbiamo il Curse of the Blind, quindi non possiamo vedere un cazzo di niente. Io non so se prendo un oggetto completamente blind, perché potrebbe comunque causarmi di seri problemi alla run. Non ne ho la più pallida idea, perché non possiamo sapere cosa sia, però.
No, 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 tanto per i patti con Satana e gli angeli ci possiamo comunque avere nei prossimi piani. Non è che dobbiamo per forza forzarlo adesso. Possiamo comunque aspettare nei prossimi piani come cosa. Io a Montuale sarei in favore di fare patto con Satana. Stanza di Satana e Dance Blessing. A Montuale. Grazie. Lì possiamo prendere la carta di The Fool se vogliamo. O possiamo fare questo. Ok. Dammi delle chiavi. Questo non credo possa essere negativo. Damage luck up. Non è negativo. Non è negativo. Infatti, non credo che una stanza del genere componente a random fuori da una chest simile possa uscire qualcosa di negativo. Quella random. Odio ste cazzo di torrette di merda. Madonna santa che odio quelle torrette di merda. Ho soldi. Shortcutter. The candle. Stava a controllare. Stava a controllare, perché no? The chariot. Ma sì, dai. Prendiamoci the chariot. Vai. No, ho speso un sacco di soldi qua. Diamo qualcosina a Donation Machine, che ormai è in buona condizione Donation Machine. Prima era quasi scesa a 700, quindi. Ah, non mi serve, c'ho the chariot, penso di tenermi the chariot. The chariot che possiamo utilizzare per la stanza del la cursed room. A questo punto qua. La pila d'oro non la usi? Ho già utilizzato un sacco di volte e mi ha portato molti effetti negativi, quindi vorrei evitare di continuare a utilizzarla. Bellissimo. Grazie. Apprezzo tutta questa considerazione. Oh no. Andiamo a fare mamma. Vediamo cosa si cela nei prossimi piani. Abbiamo trovato la stanza segreta. Ma qua ce ne possono essere ovunque di stanze segrete. E qua ci sarebbe. Non lo è. Anche qua ci starebbe. Ok, almeno questa qua. When entering a new floor, up to 4 uncollected pickups from the previous floor spawn in the starting room. Ah, sì. Perché no? Non mi interessa avere onestamente matchsticks a questo punto qua, quindi ci prendiamo lui. Potrebbe servire in qualche modo. Peccato che non abbiamo più il nostro amico che spara raggi laser di Brimstone, però possiamo cavarcela comunque senza. Piedone in arrivo. Ma voi preferite piedini anime o piedini mamma The Binding of Isaac? Fatemi sapere, la domanda importante. Facciamo pochi danni. Per fortuna prendiamo la negative in questa run. Per fortuna mi sono lasciato la run con la negative invece di avere la run con la Polaroid. Non ho sentito il rumore dell'allerta. È partito o no? Perché non li sento ogni tanto. Di nuovo, da quando hanno fatto gli aggiornamenti su Streamlabs, questa cosa qua non funziona come in passato. Ok. Oh merda, la negative a destra, giusto? La negative a destra, giusto? Pari! Grazie al abbonamento con Pampers e mesi la prima di argento. Ok, quella a destra, perfetto. Siamo a 6 di danno, già meglio. Piedini anime, mamma, ma lo ha già chiesto. Non credo l'ho mai già chiesto sta cosa qua. Non ho mai chiesto piedini mamma The Binding of Isaac, non credo, non credo. Niente patto, ma non mi sorprendevo di altro. Anzi, comunque, in ogni caso in questo piano qua non potevamo sfruttare per bene i patti con Eden's Blessing, roba simile, perché qua ci abbiamo Cross of the Blind e quindi ce lo metteva palesemente in culo e non era di sicuro una buona idea. Comunque Eden's Blessing lo possiamo utilizzare anche in una patto con gli angeli, eh. Però sarà difficile farlo perché ci abbiamo pochi non ci abbiamo Soul Heart. Quindi è un po' una situazione di merda in realtà. Crow Walk. Crow. Grazie al momento con Pampers e Mesi. Anche te la piuma d'argento. Bentornato anche a te. Doppia piuma d'argento back to back. Calmo. Calmo coso. Devo dire che abbiamo la chiave per Mega Satana. Al momento attuale non c'è una RAM per battere Mega Satana, eh. Abbiamo una chance che comunque
La cosa... Addio, patto. È che la cosa più importante... Chi mi ha sparato quella cosa lì? Non so neanche chi me l'abbia sparata. Ah, sono loro che sparano quando fanno, quando muoiono. Ah, non lo sapevo. Li ho incontrato troppo poco spesso da come nemici. Ah. Sì. Abbiamo più bombe che chiavi. Ci potrebbe anche stare. Aiuto. Facciamo davvero pochi danni. No, ok, la nostra situazione di danni non è buona. Non è buona. La nostra situazione di danni non è buona. Cioè, abbiamo 6 di danno, ma è abbastanza poco a questo punto qua della run. Facciamo danni soltanto con l'effetto di lui incazzato Berserk. E con... Ah, mi ha preso, non ci credo. Tutti uguali questi amici qua, incredibile. E con la fiamma. Per il resto non facciamo danni. Peccato. È una situazione non buonissima, di sicuro. Prova Big Satanone. Si spera, però. C'è un 10% di chance del patto con gli angeli e 500 con Satana. Non è impossibile, però è una chance comunque molto bassa. Non sono delle buone chance. Se non avessimo il buffer, questa run qua sarebbe una situazione molto, molto, molto più grave. Ma per fortuna abbiamo il buffer. Non abbiamo il buffer. Sponsor Blood Donation Machine. Ah. Spero sempre che sia un altro Hierophant. Merda, 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 merda. Non facciamo danni. Anche se faccio tocco e fuga, faccio un singolo colpo e siamo 2 ore qua dentro. Non ho buona situazione. Maybe? Sì. Anche senza mappa. Ricordiamoci questa stanza qua. Vabbè, no, praticamente la voglio fare il prossimo piano comunque. Eden's Blessing. Non è una cosa che vorrei fare adesso. In ogni caso. Vabbè, ok, c'ho sfiga. La gara è iniziata bene, non sta proseguendo bene. Sono proprio partiti esattamente in quella direzione lì, nella distanza perfetta per prendermi. Cosa gli devo dire? Chapeau! Come direbbe Sabat. No? Yes. Bic. Bic. Grazie, donazione da 30 euro. A breve uscirà l'aggiornamento finale di Dark Road di Kingdom Hearts. Ti prego, facci sapere se hai già qualcosa in mente al riguardo. Bic. Grazie mille. Prima i 1000 bits, adesso anche la donazione da 30 euro. Porca vacca. Cosa stai cercando? I temi sul morale per Game Awards. In programma per... Fanculo. Per Dark Road, ok, ovviamente aspetto che esca. E farò un video riassuntivo riguardo tutta la trama. Anche quello che ho già riassunto, comunque penso che lo includerò nel prossimo video riassuntivo, perché voglio fare un singolo punto in cui puoi guardare tutta la lore in un colpo solo e te la fa easy. Quando saremo a ridosso della resa del prossimo gioco di Kingdom Hearts. Quindi adesso sapremo comunque tutte le cose relative a Union Cross. Avremo anche tutte le informazioni relative a Dark Road. A quel punto farò un video riassuntivo, uno dopo l'altro, di entrambi. Così ci avremo tutte le conoscenze necessarie per avere una visione più chiara degli avvenimenti in entrambi i giochi, in preparazione del gioco successivo. Questa è la mia idea al momento attuale. Sto morendo dal caldo. Datemi un secondo. Sto morendo dal caldo. Ci sono nuovo treno di Pokémon Legends. Alla fine di questa run ce lo guardiamo. Potrebbe essere il miglior trailer che vedremo in tutt'oggi, quindi non è a sottovalutare come cosa. Cioè, per caso Sidonia è già stata in live per farci una live dedicata dove guarda l'evento. Vi giuro, non so dove è stata per andare avanti. Ho perso la direzione dove devo andare e dove non devo andare. Mi è sembrato che ogni strada fosse una via chiusa, quindi sono abbastanza confuso. No. Credo sopra, però non vedevo nessun spazio. Ah, sono stronzo io, ok, sono stronzo io. Madonna, questa stanza la odio. Cazzo, questo utero è stato orribile fino adesso.
incredibilmente brutto questo utero. Vabbè. Madonna. Questo pavimento qua non vedo un cazzo. Ma le Game Awards sono all'una o alle 20? Alle 2. Iniziano alle 2 Game Awards. Il pre-show inizierà all'una e mezza. E noi entriamo in fase Game Awards dal 1. Diciamola così. E andando avanti fino alle 5 di mattina. Perché l'evento durerà 3 ore oltre al pre-show. Quindi 3 ore e mezza in totale. Sei pronto, Nemuri, a una serata del genere? Oppure te ne frega il cazzo? Secondo me ci starebbe la seconda opzione. Non è una brutta opzione la seconda. Ok. Bene. Ok. Punto più comodo, tipo quello lì, grazie. Assoluto scomparso, però bastardo. Io spero di avere un patto con gli angeli, di avere un Godhead. Questo è quello che sto pensando al momento attuale. Godhead a patto con gli angeli. Mio Dio, mi prego. Mi prego, la stanza peggiore per loro. Porca di quella vacca, che piano di merda. Oh, primi 4, primi 5 piani, incredibile, una passeggiata, mi davano il mondo. Ultimi 3 piani, mi vuole il male, hanno detto, ah, sei contento della run? Ti stai divertendo? È il momento di switchare la situazione. Uno reverse card e sei nella merda. E sei nella merda. O direi tutto e tutti. Ok. Qualche danno l'abbiamo fatto. Qualche danno l'abbiamo fatto. Qualche danno l'abbiamo fatto. Qualche danno l'abbiamo fatto. Merda, il patto ha chance ancora diminuita. Perché ho preso un singolo colpo. Lui mi sa che l'ho combattuto tipo 2 volte in totale come boss. Non mi capita mai. Non mi capita davvero mai. Un damage up comunque, mi sono contento di cose del genere. Purtroppo niente che mi dà di soul art. Onestamente è la cosa che mi servirebbe più in assoluto a momento di soul art. Però continuiamo a non averli. Se arriva, non smetterò mai di ringraziarti per avermi fatto scoprire. Oh, non è troppo bello come gioco e sto aspettando Silksong. Anche io. Al 100% anche io. L'unica speranza è che sono... Ho una speranza diversa da tutto il resto della community di Hollow Knight. È che spero che non esca presto, perché presto vorrebbe dire a ridosso di Pokémon Legends e Elden Ring, e non avrei tempo di giocarlo come vorrei io. Dovrei farlo un pochino più di corsa di quanto dovrei, vorrei fare inizialmente. Sarebbe un po' un peccato per me. Ok, si scende. Si spera prossimo piano di trovare un soul art e non prendere danni, ma sarà tosta. Perché non ho trovato neanche nessuna tinted rock né nulla, mi sembra. E dammi una cosa di figo. Ho monete per te. No, e io fino alle 2 non reggo. Ho appena bevuto il lattuccio caldo. Ok, bravissimo. Concordo con te. Dico, neanche io reggo, però sono qua comunque. Sarò un essere vuoto per la fine della live. Vabbè. Di nuovo, preferirei dei soul art, però è tosta. Vabbè. Abbastanza cattivella, ma non troppo questa va. Meglio delle altre di sicuro. Fai prendere la chiave. Chi mi consiglia Mario 2 o Mario Party per Natale? Dipende se hai qualcuno con cui giocare per Mario Party. Se hai qualcuno con cui giocare con Mario Party, ti diverti sempre a giocare con qualcuno, volentieri Mario Party. Se sei più un giocatore single player, mamma mia. Decisamente. Vaffanculo, ho perso il patto perché c'era della merda per terra. Che è uscita fuori da quei cosi perché esplodono quando li uccidi. Bastardi del culo. Ho perso già il patto per questo. Situazione di merda. Sono di merda. Ma c'ho comunque il 26% di chance. Non dovrei prendere danni durante la boss fight. Cioè abbiamo comunque delle chance decenti, ma non buone. Non buone in ogni caso. Ok, un Eternal Art lo teniamo da parte. Cosa? Lo teniamo per dopo ovviamente. Ok. Reviro, scusami, sono dimenticato. Grazie al momento con Pampa 17 mesi. Buonasera ragazzi, vi recupero domani in differita, troppo sonno. Concordo con te. Mi torno la tua logica. Mi torno la tua logica. Mi torno la tua logica. Mi piace.
piaci, ragazzo. Hai delle belle idee. Se solo l'avessi avuta anche io, però ormai avevo già deciso di fare la live. Ma che annuncio che durasse 3 ore. E se c'è un grande effetto fa random. Ah no, non mi interessa, l'ho bugiato. Potrebbe darci potenzialmente altro. Dubito potenziare per qualcosa di utile. E non potevi darmelo prima, bastardo. Vabbè. Forse è meglio se me lo tenevo all'ultimo secondo, così lo utilizzavo prima della stanza del boss. Perché dice comunque, contro il cuore di mamma, per quanto lo conosco, è molto un ballettel. Ci sono ottime chance che veniamo colpiti in ogni caso, quindi forse in questa situazione qua sarebbe stato meglio tenercelo per dopo. Oh merda. Oh merda. Nel dubbio full guest stanotte. No, sono a posto. Niente full guest stanotte, Nemoy. Però prossima live di full guest ti farò sapere. Ok. Che incubo. Che ha mangiato senza ho sentito il rutto fino a qua. Allora, non era neanche troppo esagerato per quello che faccio solitamente in live. Ho mangiato. Cosa ho mangiato stasera? Ho mangiato le fitas. Buono le fitas. Sembra una cosa bella. Vedete Rock? Non l'ho notata ma controllo. Hai ragione, non l'avevo notata. Grazie mille, questo ci tornerà parecchio utile. 26% di chance del patto e sono buone probabilità comunque. Sono buone probabilità comunque. Non sono incredibili probabilità. Bellissima stanza per avere il berserk cattivo. Sono delle buone probabilità ma non sono in nessun. Quante mani sono? Sarà un motivo perché c'hai l'utero distrutto ed è tutto pieno di carne toppe. Riesci a mettere così attimo dentro l'utero è un problema. Un problemone, mamma. È un problemissimo. Porca vacca. Replade. Grazie al momento con proprio 2 mesi prima di legno, pare su Game Awards. Sono troppo lunghi. Per il resto si spera che annunciano qualcosa di figo. E spero che vinca Metroid al Game of the Year, ma dubito. Non penso che un gioco del genere di Nintendo vinca un Game of the Year. Perché di solito non vengono premiati giochi del genere. Gara, controllati. Tu controllati. No! Molto buono. Chance for halfing a no. Non ci sta stoppissimo. Oh. Ok. Abbiamo un pochino smesso di controllare le cross drum perché non avevo più troppi punti vita. Allora. Grazie. Fortuna si è attivato. Speravo si attivasse di nuovo subito, ma non ce l'ha così bene stavolta. Ok. Prego, portami fortuna. Ok, andata abbastanza bene. Guardate, non prendo un altro danno. E dammi il patto. Fuck, niente patto. E allora si fa stanza segreta. Stavo per entrare nella stanza, nella fascia di sopra, quindi non ci sbagliamo. Cerchiamo allora la stanza segreta. Perché utilizziamo Eden's Blessing nella stanza segreta, perché purtroppo senza l'art in piani del genere non ho avuto la chance di ottenere un patto di nessun tipo. Vabbè, peccato, però ci sta. Niente. Quella era una buona opzione. Speriamo che sia quello a ridosso della Cursed Room. Non sarebbe male trovarlo lì. Attivo nella Cursed Room progetti di Satana? Non so se la Cursed Room da oggetti di Satana. Ah, sono qua. C'ho già stato nella Cursed Room. Nella room delle room. L'avevo dimenticato. Eternal Art. Sì, adesso mi ricordo anche l'Eternal Art. Quello non l'avevo in mente. Però grazie che me l'avete ricordato perché non l'avevo in mente. Dov'è? Qua.
qua. È a destra. Non riesco neanche più a riconoscere le icone. Questa run se vince soltanto per la qualità della run, un premio gameplay senza alcun dubbio. Gioca al David Bagger per compensare il patto perso se è in modo di recuperare i cuori. Che senso? Utilizziamolo qua. Io spererei comunque rock bottom. Ci starebbe, non è fondamentale, ma ci starebbe senza alcun dubbio. Spererei in un Magic Mushroom, in una salsiccia, roba del genere. Quindi... La lettera che non so pronunciare è il destino. Non l'abbiamo ancora usata. Brings you back to the first floor of a new run. Items, stat boost and pickups stay intact. Noi reiniziamo la run ma con tutte le cose che abbiamo già ottenuto. Quindi possiamo avere letteralmente il doppio degli oggetti alla fine della run e possiamo risfruttare ogni singola cosa che abbiamo avuto fino adesso. Rixok, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. Salve. Io lo utilizzerei. Mentre Epic Fetus mi aumenterebbe il danno e mi vedrebbe pure le lacrime in quel modo lì, ma non mi fa impazzire. È uno di quegli oggetti che ci sta all'inizio della run e fa una run dedicata a quello, ma quando sono già a un punto del genere io non lo farei onestamente. Va bene, a questo punto qua... purtroppo ho già preso l'Eternal Arts, ma volevo controllare la... Onestamente possiamo anche fregarci l'Eternal Arts. Anzi, no, posso fare così. Fanculo, bastardo. Vabbè, posso forse aprirlo in questo modo. Ok, è un bastardo. Vai. E si rinizia Curse of the Blind. Ciuccia mille palle, gioco di merda. Curse of the Blind al primo piano. Ok, va bene, è il primo piano, però vaffanculo. Volevo prendere l'oggetto. Cosa mi potrebbe rovinare la run? Se sarà normale va bene, ma vaffanculo. Adesso il primo piano sarà abbastanza easy. Il primo piano sarà abbastanza easy, logicamente. Perché siamo leggermente forti per il primo piano. Proprio leggermente forti. Un minimo potenti per il primo piano. Un minimo. Un minimo potenti per il primo piano. Questo non credo possa essere negativo. Tears e Shot Speed Up. Appunto, non era negativo. Anzi, è molto, molto, molto buono. Ottimo oggetto. Prendi comunque. Io la giocherei sul safe. Comunque abbiamo infinite chance di prendere roba e fare cose. Io andrei sul safe e non rischierei di prendere un oggetto che casomai ci uccide le rate, tipo Little Planet e roba simile. Quindi chi se ne frega. Negozi però bisogna controllarli, perché abbiamo i soldi per i negozi. Non potevo usare l'archi dopo The Completion Mark? Credo di sì, ma non volevo. Non mi interessava troppo come cosa. Va benissimo aver fatto questa scelta. Probabilmente sì, però non volevo allungarla troppissimo la run. Non troppo utile. L'ho mancato. Non l'ho più mancato. Prendiamo la carta, perché speravo fosse The Joker e infatti era The Joker. E passiamo al prossimo piano. Anzi, è una stanza segreta, comunque possiamo controllare perché abbiamo infinite bombe. Occhi mi pare un po' broken. La situazione non è per niente male. La situazione è molto buona al momento attuale. Ok. La mia altra chiavi, let's go. La situazione al momento attuale non è per niente male. Proprio per nulla. Dai. Non voglio usare tutte. Cazzo, quanti soldi? Mi piacerebbe avere qualcosa di diverso. Che non sia una chest. Questo è l'opposto di quello che ho detto. Non so se te ne rendi conto. Thank you.
Removes one red art container, gives you a damage up. Ah no, so, ok, la cosa sbagliata. Creates a new room adjacent to a available wall indicated by a door outline of a door. Rooms can be special rooms. A room outside a 13 by 13 room floor will teleport you to the IMR room. Ok. Non ho ancora utilizzato molto la red key. Non l'ho ancora mai sfruttata come oggetto durante la run. So che può essere molto molto buono, ma non ho ancora avuto l'occasione di sfruttarla in un modo del genere. Usiamo Joker ora? Joker ora però mi sa che ci dà di sicuro il patto con Satana, no? Sì, sì, non è possibile fare la boss, lasciamo già 51 minuti. Sto stronzo, ecco perché non volevo farlo in questo piano. Qualcuno l'aveva menzionato e non ci ho pensato io. Giusto, c'è il Curse of the Blind. Ecco perché non volevo farlo su questo piano. Ci ho pensato inizialmente, ma l'ho rimossa come idea. Fuck! Non credo siano oggetti buoni perché sono due cuori. Di solito le cose per due cuori non sono il massimo, però... Fanculo, non ci ho pensato. Me l'ero dimenticato. Patto due cuori può essere Brimstone. Non so se mi interesserebbe Brimstone con un ratio a 5 adesso. Ovviamente non mi fa schifo, però non so se mi interesserebbe in modo specifico. Andando al buio in non andare come scelta, no? Una cosa del genere. Tanto c'è un altro patto assicurato. Ecco dov'erano le tinte Drock. Ecco dov'erano. Ok. Non mi interessa niente qua, se non per questo. Ecco dove erano le tinte Drock nella run. La trovate, era nell'altra run. Ecco dove erano finite. Credo di puntare sempre ad andare il più esterno possibile, vero? Per trovare qualcosa di figo, quindi tipo questa è una secret room. Ecco dove erano le tinte Drock durante questa cazzo di run. Ecco dove erano. Le abbiamo trovate, Tinted Rock. Wow. Ok. Si può cercare l'auto secret room. Si trova a due spazi di distanza da almeno due stanze. Yes. Rimane all'interno. Non sbaglio, rimane all'interno. Ok. Nice. Bel danno. Ok, easy. GG easy. Ma hai usato la R key? Sì. Speed up, range up, tier sight. Questo non c'ha nessun motivo per non prenderlo. Vediamo i patti che ci dà la Satana. Rotten baby. Gappy's head. Prendo entrambi. Gappy dream? Gappy Dream? Tengo la red key perché Gappy Z è molto molto buono, però... non saprei. La red key non l'ho mai utilizzata. Vorrei un pochino conoscerla come oggetto. C'è un creatore dove essere stato con oggetto, ma non ricordo quale. Se vai troppo ai bordi trovi una AMR room. Sì, lo so. E se non si crea un error... Ok, sì, sì. Io terrei la red key. Mi preso tutti gli oggetti di Gap in una run? Su Repente sono ancora. Non penso. Forse una volta. Massimo una. In altre run? Sì, 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 ovviamente sì. No, tutti gli oggetti di Gap in no. Però gli oggetti necessari per trasformarti in Gap sì. The Chariot. Niente pillole. Niente pillole. Niente pillole. Non ci droghiamo qua noi. Cosa succede oggi? Rosa, io passi in active items. No, grazie, sono a posto. Boom kill, grazie per aver regalato 5 sub a Dez Johnny, a Loci, oh a Loci, a ZG Yuki, a Diantascino e a Il Fegatore. Thank you, grazie mille. Quanti regali oggi, porca vacca.
È una casualità che succede sempre durante la vita di Isaac. Sotto questa roba qua succede sempre durante la vita di Isaac. È un caso probabilmente, però insomma, ci sta in occhio. Antonio, grazie all'abbonamento con Prime per 7 mesi, aggiungi un messaggio opzionale per Gabriel. Grazie, bel messaggio. Fa capire comunque ci tieni al canale. Per te è importante quello che faccio. Grazie mille. Andiamo più in basso. Ok. Non c'è niente. Non c'è nulla. Scappa, non farò mai in tempo, ma non importa. Se mi ha sempre detto l'ultimo segreto, non la trovi. Vabbè, si gira, c'è tempo di girare. Ok. Usiamo una bomba per ottenere due bombe. Salve. Addio. Andata bene. Lo segreto rosso dovrebbe essere vicino alla stanza del dado. Secondo te sì? Come mai? Dimmi la logica. Cioè non è che non ci crede, che non so proprio come funziona il soggetto qua e come funziona questa roba, quindi se mi stai a dire la logica molto volentieri. Tammy Zed, una versione meno buona di Gappy Zed, a mio parere. Non è il massimo. Ok. Stanza segreta, buonissime chance che sia qua sotto. No, invece no. Pessime chance che sia qua sotto. Ottime chance che sia qua. Thank you. Una cacca. Incredibile. Ne valsa la pena. Una bomba per una cacca. Ora sì che sono soddisfatto. Si controlla gente. Si controlla. Il dream di Gappy è vivo al momento attuale. E dobbiamo sfruttare il nostro dream di Gappy. Perché se abbiamo Gappy, anche se non abbiamo buone lacrime, anche se non abbiamo buone tears, la run è in buone condizioni con il Gappy attivo. Anche se da quello che so non è nerfato in Repentance, però anche se fa metà dell'effetto di quello che faceva in passato, rimane comunque un ottimo oggetto. Ok. Io adesso andrei a destra. Destra. Ok. Nulla di che. Poi la prendiamo contro l'anno. Perché accanto a una stanza speciale, quindi tecnicamente dovrebbe essere. Ok, interessante come cosa. Lo shop conta come stanza speciale? Perché, ad esempio, l'ho utilizzato vicino allo shop, e vicino allo shop, non a caso, c'era una stanza segreta. Se quella è la logica, è una buona cosa a cui stare dietro per sapere come funziona il tutto. Ok, allora, patti con i Satana ci interessano al 100% perché un altro oggetto di Gappy e ci abbiamo la trasformazione. Ok, si scende. Che ne sono già adesso? Questa run qua si sta allungando parecchio. Cazzo, è mezzanotte e 40. Dovremmo entrare in modalità Game of Wars tra poco. Invece siamo qua con The Binding of Isaac, con la run più lunga della mia vita. Che cazzo si aspettava? No. Ok. Gappy attiviamo dopo nel caso. Tanto c'ho solo Vazel, quindi le boss fight, quando ci sarà bisogno, saranno molto più semplificate. Go! No, non loro! Vaffanculo. Vabbè, devono uscire. Non potranno andare avanti sempre così. Lo terrei chiuso per sempre in questo modo. Le Ultra Secret Room deve trovarsi per forza due stanze di distanza da due stanze normali. Inoltre non puoi trovare le Ultra direttamente adiacente a una stanza normale. Ok, interessante. Queste sono informazioni molto preziose per me, perché non sapendo come funziona tutti questi messaggi qua, e quindi degli indizi su come funziona una meccanica del genere, è fondamentale. Thank you. Dammi Satana. Let's go. Dammi Gappy. Ok. Io comunque prenderei Dark Bomb. Empty Vessel non mi interessa. Quindi se dovessi utilizzare vicino alla stanza speciale, se quello aiuta, dietro prima di Game Awards, Isaac ma infinito. Se dobbiamo utilizzarlo in una stanza segreta, cioè una stanza importante comunque. Let's go. Bellissimo.
La Cursed Room conta? Oddio, non è la mia stanza in cui provare. Navigatore è stanza speciale comunque. No, però se aumenta probabilità, aumenta senso utilizzarla in quella. Non avrebbe senso non farlo. Try baby. Abbiamo la chance di conjoined qua, eh. Cosa che non credo che mi interessi. Vabbè, proviamo. Non so perché l'ho preso, perché sapevo che iniziava il combattimento e non mi interessava farlo, però l'ho fatto istintivamente quando ho visto aprirsi una porta, perché in realtà ho finito la stanza. Posso aprire le cose e gli oggetti, no? Ok, salve. Non credo che abbiamo molte chance per appunto fare... Invece sì. Nope, ok, qua non c'era. Potrebbe essere a destra. Potrebbe comunque essere a destra. Voglio comunque trovare il negozio perché c'è un sacco di monete. Ma ha senso non controllarlo. Sopra non potrebbe essere, non ci sono due stanze in raggio di due. Eh? Raggio di due. Non c'è niente. Stanza segreta? Ah no, non può essere perché c'è la parete quella lì. Giusto. No, la pinola bastardo. Ok. Ok. La ladder per il momento ci può servire, quindi la prendiamo. In futuro, se riusciamo a fare gappi, non ne avremo bisogno. Non ne avremo bisogno. Ok, devo controllare la cursed room. Devo per forza controllarla. Costo da sacrificare dei cuori, bisogna controllare per forza. Sono andata bene, ma era fondamentale controllare. Petrified poop. La porta si apre automaticamente quando la trovi. Ok. Quindi devo aprire una stanza a random. In quella stanza lì, se si apre un'altra porta in automatico, quella lì è la ultra secret. Funziona così? Perché mancava questo dettaglio. Nel caso. Esatto. Ah, ok. Quindi mancava sta cosa. Ok, mi mancava sta cosa. Mi mancava questo dettaglio. Ok. Calmo. Grazie. More pills up here, non mi interessa. Ok, adesso ho capito. Adesso ho capito. Quindi devo utilizzarla sempre in una direzione differente, a speranza di un ultra secret room. E dentro potremmo trovare roba figa. Non so cosa è preciso, però roba bella di sicuro. Va bene. Buon a sapersi. Tanto anche se sforiamo un pochino nel tempo che avevo dedicato a Game Awards, non è un problema, perché dureranno 40 ore più cazzo di Game Awards. Non sono preoccupatissimo della cosa. Cosa farò? The Lost non mi piace, ma ci possiamo fare poco. Non decido io le maledizioni che prendo, se no avrei deciso per zero maledizioni. Uno sgoblin. Uno sgoblin. Uno sgoblin. Uno sgoblin. Non può essere lì. Servono due stanze nel raggio della Ultra Secret. Da dove lo hai fatto? Ora era solo una stanza. Quindi deve essere praticamente da due aree che si contorcono una sull'altra. Diciamo che se c'è una zona a forma di C, nella parte interna della C dovrebbe essere, giusto? Me la stai dicendo in questo modo qua? Sì, ok. When Isaac uses a card, pill or rune, he also uses a copy of the last three cards, pill or runes, used after picking up the echo chamber. Di nuovo, la prenderei in un'altra arma. Questa è una run da red key, quindi forse non ha senso farlo. Per il momento non lo utilizzerei, ma è un oggetto che può diventare super utile. Se tipo hai utilizzato come pillola tre balls of steel, ti droppa 12 cuori, quindi sa di sì. Logicamente dovrebbe. Non è inattivo. Come non è inattivo? Non è inattivo, pensavo fosse inattivo. Ah, ci sono già stato. Non è nativo. È convinto fosse nativo che lo utilizzavi quando si... Ok.
Però non devi più utilizzare teleport pill o card. Le ultime cose che abbiamo utilizzato sono buone, quindi per il momento la prenderei. L'ultima cosa che abbiamo utilizzato era tipo The Chariot e forse Joker. Cazzo, Joker abbiamo utilizzato come una delle ultime cose. Tecnicamente avremmo un Joker assicurato. Tecnicamente. Da quando lo prendi non è retroattivo. Ah, peccato. Speravo fosse retroattivo, ma ci sta. Ci sta. Quindi dobbiamo utilizzare delle belle pillole e dei buoni oggetti. Tipo The Stars. Secondo me ci può anche stare. No, grazie. No, in realtà sì, non è l'oggetto attivo. Ho fatto confusione di nuovo. Un'altra volta per oggetti attivi. Vai. Oh, questa è l'Ultra Secret? È l'Ultra Secret! Spawns a set of spikes in the devil room. Taking damage from the spikes can grant a reward. 33%. C'è nothing? Ok. Sanguine Bond. Trovata, che culo. Questa l'abbiamo proprio trovata a caso. Però ci sta. Continuando a utilizzare l'oggetto, prima o poi ci esce. Devo riprendermi comunque la pillola, perché quella è importantissima. La runa, anzi. Quella è importantissima, non possiamo lasciarla indietro. Ok. Madonna, quanti soldi. Let's go. Assolutamente sì. Non mi interessa. Se ne frega. Guarda altre porte aperte. Non c'erano altre porte aperte, ce n'è soltanto una. Ah sì, le altre porte aperte mi portano nelle stanze normali. Oh no. Non contro di loro. Ogni volta contro i nemici sbagliati. In realtà no, non faceva neanche troppo schifo qua. Eccola, ok. No, abbiamo persa. È importante era questo per me. Utilizziamo un altro punto a casa allora la red key. Ci può essere soltanto una singola ultra secret, vero? Non credo ce ne possa essere più una anche. Troppo comodo se no. The Sun, The Sun è buono anche da utilizzare. The Sun lo utilizzo contro il boss. Ah, già funziona anche The Stars. Fuck, è vero? I forgot. Giusto, si attiva tutto insieme. Oddio, forse The Stars non è il massimo. Ah no, va bene, va bene. Smetterà di avere effetto quando utilizzeremo solo Vazel. Diciamola così. Non me ne preoccupo. Niente patto, ma possiamo scegliere tra un oggetto che è buono e un oggetto che è meno buono. Io sceglierei quello che è buono. Io sceglierei da quello che è buono. Una secret, una super secret, una ultra secret. Quella che abbiamo trovato è la ultra secret, giusto? Dove sono le altre porte? Dove sono le altre porte? Ci sono porte! Non si chiede. No. Non so neanche se ho già trovata qua. Non ci sono porte! Non ci sono porte per utilizzare la red key. Il negozio l'ho controllato? Sì, il negozio l'ho controllato. Vabbè, si scende allora, non ci vuoi di... fare giro pesca così a caso. Cosa stai usando e cosa stai puntando a fare? Sto utilizzando Sansone Tainted e sto puntando a fare Mega Satana tecnicamente. Curse of the Lost. Che palle, basta! Di nuovo Curse of the Lost. Di nuovo. Ma anche basta. Dammi gappi. Niente gappi. Dammi gappi. Niente gappi. Dammi gappi. Niente gappi. Era molto improbabile trovarlo lì. Però nel caso. Nel caso. Lo utilizzerò subito per non sprecarla, perché ci siamo attivi da un sacco di tempo. Non era il posto migliore per farlo, però... onestamente non so neanche quale sia il posto migliore, perché non vedo un cacchio a causa della mappa. Sì, mi serve. Decisamente mi serve.
Controlliamo la carta, potrebbe essere utile. The Tower, non lo è. Possiamo prendere uno di questi qua e aprire un'altra porta, tipo a sinistra. Vabbè. Oh! Invece era molto buono. Ah, c'è il collega qua. Oh. Ares, touching enemies hurts them, running fast enough will prevent contact damage. Ok. Sono più veloce ancora. Perché no? La stanza qua a sinistra? Questa qua, ok. Il fatto che sia aperto in quel modo lì è... significa qualcosa o semplicemente perché era in mezzo a diverse zone e quindi ha funzionato così e basta? Immagino abbia funzionato così e basta perché è in mezzo a diverse zone. Non credo significhi che in mezzo c'è tipo una super secret roba del genere. Sì, sì, la treasure normale, lo so, mi sono reso conto dopo. Ma pensavo fosse una treasure aggiuntiva prima. Ok. Easy peasy. What the fuck? Ho trovato addirittura perfect. 10 la cap. Wow, Abaddon anche, moto. Allora. Niente gappi, fuck. Ok. Niente gappi è un peccato. Niente qua. Purtroppo nulla di veramente utile qua dentro. Cazzo, Abaddon però è un casino. Abaddon mi leva ancora tutti i cuori rossi, vero? Eh sì. Allora non ne vale la pena. Che è una cosa che c'è molto positiva, adesso che c'è un sacco di cuori. Che possiamo anche sfruttare per i patti. Il damage up lo vorrei molto volentieri, tutto il resto lo vorrei molto volentieri. Però vorrebbe dire sacrificare letteralmente 9 cuori rossi. È un po' troppo. È un po' troppo. Prendiamo Betrayal. Assurdo sacrificare Abaddon in favore di Betrayal, però... prendiamo Betrayal. Madonna, che cosa strana. Scelta assurda. Vabbè. Scelta assurda. Mai farei una scelta del genere normalmente. Curse of Darkness. Non ci possiamo far passare un piano senza una curse noi ormai, eh. Ci serve sempre un po' di curse, no? Non siamo contenti. Ok. Facciamo qua... di qua. Anche queste porte qua fanno danno. Non lo sapevo. Non avevo idea. Perfection tra l'altro ho despawnato dopo che ho lasciato la stanza, vero? Non so se l'avrei preso perché Perfection è molto buono, ma... con il fatto che dovevo prendere comunque delle stanze... di un certo tipo era meglio... così. Cazzo, si prende doppio danno. Ah, non ci avevo pensato. Arrivi il Dark Bomb, quindi con 0 Red Hat va la Fly. Non importa. No, sono a posto con la scelta che ho fatto prima. Perfection era super utile per avere tecnicamente un sacco di chance di avere le fiammelle, però... soldi. Ma i volap non mi interessa in nessun modo. Non mi interessa in nessun modo i volap al momento attuale. Salve. Io sono qua soltanto per gli oggetti di Gappi. La cosa che mi interessa al momento attuale è Gappi. Faccio tutto per i gatti. Faccio tutto per il mio gatto morto. Ok. Speravo di fare la figata. Invece mi sono semplicemente salvato. Spero di metterlo vicino abbastanza a... non so cosa mi ha colpito. Ah, è sangue per terra. Adesso l'ho visto. Spero di fare la figata e riuscire a... far tirare fuori un Soul Heart da quella cosa lì. Ma purtroppo non c'è uscito. Mom's Bra, una merda, onestamente. Lo prendiamo per caso una trasformazione in mamma, ma... appunto. Anche quella lì non è che ci serve a niente. Stanza... da utilizzare la red key, direi... questa. Ho fatto bene, perché qua c'è un altro oggetto. Tears up, randomly fires razor blade damage. Volentierissimo. Volentierissimo, ora spariamo pure ogni tanto delle... delle lamette, che sono ottime qua le lamette.
Sponsor random trinket, one luck while held. Se ne facciamo così, chi se ne frega. Chance for 0 bomb upon killing an enemy. Effect last for current room. Ok. Ho dovuto un attimo processare cosa significava quella cosa lì, però. Non ci testa troppo. Ma non c'era altro, vero? C'è questo. Ah, dovevo comprare. Dai, carica. Non pensavo che fosse una cosa buona, però volevo controllare per sicurezza. E comunque sono delle batterie, quindi potrebbe servire a qualcosa. Wow! Ah, sei nato dal nulla. Devo farlo e non c'è niente purtroppo. Peccato. Peccato, peccato, peccato. The Magician. Non posso utilizzarlo perché sennò mi trasporto fuori da questa stanza qua e perdo il solo Vazzel. Restock boxes will always spawn in treasure room. No. Non ci deve essere come oggetto. Mi sono trasformato, utile. Molto utile, devo dire. Decisamente utile come cosa, non è che non mi serve a nulla. E voi non vi spegnete perché siete dei bastardi. Ah, non mi servite comunque niente perché non c'è nulla lì dentro, va bene. Ho sbagliato tutta la strada, eh. Ci stiamo rendendo la run il più lungo possibile perché sto sbagliando ogni singola strada. Vai. Altra ultra secret. Gello spawns a demon familiar that's attached to Isaac. Mimics Isaac's tears, stats and effects. Quindi sparo il doppio? Ah no, lo attivo. Ah. Pensavo fosse patente un incubus strano, ma no. Una cosa diversa. Interessante, non l'ho mai visto lui però, eh. È stato per una stanza. Però si ricarica molto in fretta, eh. Facciamo fanculo. Mi ha spostato perché mi ha dato a scatti il gioco. Non so neanche come. Ah, ho capito cosa sei. Ah, I understand. I get it. I'm a smart boy. Half art. Charge one slot of your art. Yes. Perché no? Non c'è motivo di non prenderlo. Quanti cazzo oggetti abbiamo in questa run? È incredibile. Ok. Dov'è il boss? Ah, è di là. Perché non vedevo per niente la strada. Perché ho troppe porte strane attive ormai. Pensavo che la strada fosse qua in alto. Ma no, è in basso a destra. Non l'avevo visto. Però questa run qua sta andando anche troppo lungo. No, troppo lungo. Ah, è 30, quello è il nostro hard cap per andare avanti. Non possiamo rinviare più di quello. Ah, c'era già stato uno, giusto? Dobbiamo fare un pochino più in fretta. Però il fatto che abbiamo iniziato la run da capo, stiamo mettendo parecchio. Thank you. Posso prendere un'altra negative per avere ancora più danni? Oppure non posso, perché ce n'ho già una? Domanda a cui voglio presto una risposta. Che avremo ora una risposta. Ok, abbiamo contato la cosa lì, ma non importa. Ok. Ah. Posso prendere un'altra volta, quindi posso avere ancora più danni. Stars? Ah no, non lo voglio. Voglio dell'altro damage up. E funziona anche doppio come effetto. Niente patto, io spero ancora nel Gappy Dream, ma va bene così. Si scende, chi se ne frega. Scende, chi se ne frega. Abbiamo ancora più danni, almeno così. Curse of the Unknown, non abbiamo, sappiamo quanti punti abbiamo, ma ci sta, non credo sia un enorme problema. E siamo in condizioni molto più buone rispetto alla scorsa volta. Siamo venuti qua nell'utero. Siamo molto più forti.
Oh, salve. Via. Okay, speriamo di trovare velocemente la strada giusta. Perché fino adesso ho esplorato tutti i piani in modo completo, anche se non volevo. Perché non era la mia intenzione esplorare i piani in modo così dettagliato e minuzioso. Volevo semplicemente sconfiggere i nemici e andare avanti, onestamente. Pillola per cavalli, attenzione. Attenzione, un pilonone per cavalli. Oh, bastardo. Ok. Niente qua. Abbiamo scelto la strada sbagliata. Oh. Si può fare. Pillola da cavallo. Penso di aver scelto aver preso The Stars, però. Che adesso dovrei fare avanti e dovrei prendere di nuovo la solo Vazel. Sicuro ci tornerà utile per fare un pochino più in fretta, casomai Blue Baby e roba simile, però. No, The Lamb, anzi. Blue Baby. The Lamb. Niente, amico. Strada di nuovo sbagliata. E oh, non ne prendo una giusta oggi di strade corrette. Non ho presa una giusta di strada corretta. Dimmi che qua a sinistra c'è una stanza. No. Ok. L'iniziativa di stanza sulla base dell'infinita ed è inutile. No, lo so, lo so, però voglio utilizzarla in un piano in cui sono più tranquillo. Non voglio fare avanti e indietro una stanza gigantesca. Prego, fammi trovare la cosa giusta. Let's go! Altra super secret! Come effettivamente comunque la logica che mi avete detto funziona davvero molto bene a trovare sta roba. Si riesce di sicuro a trovare. È una logica che senza alcun dubbio funziona. Guarda che so come funziona la red key. Non male. Non male. Che palla che mi rallentate ancora di quella run. Ok. Salve voi. Vi vorrei spaccare onestamente se questo non vi dispiace. Grazie. Tears up e soul art o damage up? The soul art, cioè il... Non mi serve tears up molto forte. Cappi! Fuck, niente cappi. Two familiar that stand by your side fire tears equal to yours but will only 37.5% of your damage. Ok. Oh! Anche con Joined. Secondo voi vale la pena prendere Mom's Knife? Secondo me sì. Secondo me sì. Andiamo qua. A forza di qui un po' di ansia viene. Non ho controllato. Vabbè, si scende. Secondo me funziona una cosa del genere. Dobbiamo fare una quantità di danni incredibile. Dobbiamo fare una quantità di danni mostruosa ora. Va bene, utile, 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 utile. Utile, perché no? Sono una quantità di risorse mostruosa. Se solo potessi volare! Se solo potessi volare. Se solo avessi trovato un oggetto di gappi. Cazzo, ho bombe dorate e chiavi dorate, ma che significa? Che significa? Aia. Wow. Interessante. Ma no, ma interessante. No, no, ma interessante, eh. No, no, ma interessante. Ah, peccato, non ho fatto in tempo. No, ma interessante. Ah no, ma interessante, senza alcun dubbio. Te che sei? Non posso controllarti. Cos'è una bomba? Vediamo. Spawn 1 to 20 red hearts. Va bene. Ora non mi dovrebbe più teletrasportare, no? O forse devo ancora farne uno. The Lovers, lo scopriamo ora. Sì, mi ha teletrasportato, ma adesso dovrebbe smettere. Vieni qua, bam. Quante gente qua ti ho trovato in questa run? Una quantità mostruosa.
Fin troppi. Fin troppo GTA 4, non è normale come cosa, in nessun modo. È assurdo. Io vorrei controllare il Crossroom, visto che sappiamo dove sono. Dovrebbe essere accanto a 3, giusto? Wow, bastardi, li odio che partono sempre queste azioni qua. No, i danni li facciamo, gente. Secondo me abbiamo fatto benissimo a prendere questa roba. Ok, qua non era. Qua non era, possiamo fare più in fretta in ogni caso. Dammi! Oh, va bene. Ci abbiamo ancora un'altra. Abbiamo ancora la chance con un'altra, tecnicamente. Non tutte perdute. Ho preso danno lì, non potevo fare niente. Ho stato troppo avanti. Ok. Lori, grazie al momento con Prime per un anno. È la prima di fuoco. Thank you. No, smettila. Basta. Grazie. Oh. Ah, niente gappi. Niente gappi. Il gappetrimo ormai è un po' morto. C'ha ancora chance nella Darkroom, eh. C'ha ancora chance nella Darkroom, ma è un po' morto il gappetrimo a questo punto qua. C'ha davvero poche chance di sopravvivenza il Gappy Dream. Let's go. Mi avete spiegato come funziona? Non è così complesso in realtà da trovare. È super buono come oggetto la Red Key a questo punto. Puttana, se è buono come oggetto la Red Key a questo punto. Health up, full health, 230% di danno più 1. E homing tears. E ho... Posso anche tenermi l'altro, ma non mi serve l'altro. Guardate, quanti oggetti ho da 4 in questa run? È incredibile. Non sparo... Ah sì, comunque li sparo tecnicamente. Le fiammelle. Se mi servono posso spararle. Non che mi serva qualcosa perché faccio poco qua dentro, però. Mio Dio. Facciamo 22 di danno con le... con i coltelli. 22 di danno con i coltelli e spariamo 50. Cazzo. Sono homing, è vero, me l'avevo dimenticato, sono homing. Ma non mi sembra solo Vazzel, onestamente. Non mi sembra solo Vazzel, onestamente. Non mi serve. Giù. Giù. Andiamo. E si controlla. Niente. Perché no? Stiamo solo nei patteggiati. Sì, sì, lo posso benissimo. Ok, qua c'è uno degli altri Black Hearts, ci servono. Ah, no, non mi interessa. Mi interessa. Dove avrebbe senso utilizzare la... la red key? Qua sopra, qua sotto, onestamente non lo so. Stanza segreta. Quindi tecnicamente non abbiamo fatto una brutta scelta. Però non c'è niente qua dentro. In altra stanza segreta c'è questo. Ok. Crumire, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi. Bentornato anche a te, la prima di bronzo. Cosa ho lanciato? Cosa ho lanciato? Vabbè. Cosa fa meglio? Ti circola around Isaac. Non mi interessa. Vai. Ah, abbiamo questa cosa qua. E dammi gappi. E dammi gappi. No, niente gappi. Gappy Dream. Ancora una chance comunque nella Dark Room, ma non è una buona chance. Non ha una buona chance. È una chance, ma non è una buona chance. C'era almeno 2 Black Heart dentro la Crossed Room, vero? Se non sbaglio. Sì. Lasciamo in positivo. Perché no? The Emperor.
Vai, tutti siamo qua, non saprei dove utilizzarla. Porca di quella vacca! Anemic, range, leaves a trail of damaging, Backstabber tears hit an enemy in the back, they do double damage and cause bleeding, which deals 10% of the enemy's max health every 5 seconds. Io direi backstabber. Direi backstabber. Quante uta secret abbiamo trovato, incredibile. Mio Dio. Mio Dio. Mio Dio, oh, sono sbagliato. Scusate. Non volevo disturbarvi. Coltelli che si muovono così mai visti. Ok. A che ora è? L'evento inizia a 1:30. Abbiamo 15 minuti per finire la run. Tutto il tempo. Vai, esci. 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 Bisciottato. Mio Dio, bisciottato la seconda fase di Satana. Ok. Capi. 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 Niente capi. Eye of Belial? Azzel Rage non è neanche male. Volare. Volare. Onestamente non è che mi serva troppo ormai. In queste tante cose ci sono pochi ostacoli. Andiamoci a Eye of Belial. Voglio vedere se aumenta di tantissimo il danno o meno. Ipotizzo che possa farlo, ma non ne sono sicurissimo. Non lo so come funziona con una build del genere. Oh, non potevo fare altro. Speriamo. Fanculo. Speriamo comunque in qualche oggetto carino da queste cose qua. Bambo di sicuro non è uno di quegli oggetti carini che avrei sperato di ottenere. Va bene. Prendi. Dammi un black heart. Nope. Ok, grazie. Grazie. Facci piano. Sto giocando male ora. So che sono fortissimo. Sto facendo anche un pochino prendere la fretta dall'evento. Però non bisogna neanche fare gazzate. Ok, ti vai qua. Non c'è davvero, ok. Io controllo. Sa mai. Oh, oh, mi è stato in testa. Oh, va bene. Ok, poi lo leggo. Adesso non sto leggendo. Ah, volevo sfruttare solo però. Non ho fatto comunque in tempo perché c'erano dei nemici che non spawnavano. Dai! Ok. Seraphim. 3 soul hearts, tears up, the bubbles, edit the Adem pool. Ok. Libra, 6 coins, balance your stats. No, 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 no. Libra, non, neanche morto prendo Libra. Neanche morto prendo Libra. Non è che mi uccide la ramma, me la rende molto meno godibile di sicuro. 2 of clubs, non mi serve in nessun modo. Prendi Libra. Libra mi uccide tutto, quindi non è una buona idea, no. Sinistra. Ok. Ci sta. Non ho ancora trovato la strada per The Lamp. Ho letteralmente sparato tutto il piano eccetto la direzione giusta. Abbiamo visto che questa run qua è stata fatta apposta per essere il più lungo possibile. Qualsiasi cosa io faccia. A meno che non attivo letteralmente la mappa del piano tutta visibile, sceglierò sempre la direzione sbagliata. Ma va bene. Ma ci sta. Oh mio Dio, aiuto. Andata bene. Poteva esserci la super secret, ma non c'era. Non ancora, almeno. No, non c'è comunque. Pensavo si potesse aprire, ma no. Ah, ok. Se c'è Delirium è un casino. Vorrei che esca una run del genere, ma non ho il tempo di fare Delirium tecnicamente prima di Game Awards. Quindi si vedrà. Si vedrà. Questa è una delle poche volte in cui spero nella chance di niente Delirium, semplicemente perché non avrei il tempo. Fanculo. Fanculo.
Chance to fire tears that many times enemy will attack nearby. Non mi ispira. Ho paura che mi faccia casino con tutto quello che ho adesso finora. Già tutte le cose si muovono. Spider-Bot non mi interessa. Ma si sciotta. Sciotta no, però il problema è che ci mettiamo comunque un sacco a raggiungerlo. Se potessi farlo immediatamente, volentieri. Sì, non c'è modo di non prenderlo. Ok. Eccolo qua, ci siamo. Ci siamo. Ok, fatto the lamb. Fatto the lamb, si va a fare Mega Satana. Fatto Papa, se ne fa un altro, no? In questo caso il Papa era molto particolare. Abbiamo trovato un'altra super ultra secret. Ok, non male. Altra tasta segreta da aggiungere alla lista. Fear enemies in a small radius around you. Perché no? Non ho motivo di non prenderlo. Too spooky for me. Vai, let's go. Niente gappi purtroppo. Avevamo delle ottime chance di gappi, ma ogni chance in avanti per il nostro gappi dream è stata persa in favore di niente. Quindi ci mettiamo soddisfatti e andiamo a fare Mega Satana con una build mostruosamente, mostruosamente, mostruosamente buona. Aia. Ti ho leggermente toccato. Porca di quella vacca. Ah, purtroppo ho smesso di funzionare perché non ci sono roba abbastanza in fretta. Ora si è attivato. Sconfitto Mega Satana la prima fase. Mio Dio. Magari via quest'ora. Eh sì, ci sono i Game Awards. Delirium. Niente Delirium. Mamma mia, che run facile. Me ne hanno reso di un facile incredibile. Crane Game e Tattoo. Va bene. Va bene. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ora fatemi cambiare il titolo. Guardiamo i Game Awards. Fatemi fare anche la storia di Instagram per annunciare la gente casomai. Aspetta la storia di Instagram. E poi si parla un pochino delle cose. Tanto abbiamo un sacco di tempo per parlare di tutto. Non ho preoccupazioni al riguardo. Ecco, inizia. Il pre-show inizia tra 10 minuti, 7 minuti. L'evento vero e proprio inizia alle 2 di notte e va avanti fino alle 5 almeno di mattina. Quindi, gente, abbiamo fatto la run.